Buonasera a tutti. Allora, ringrazio tutti coloro che sono presenti, ringrazio soprattutto i nostri relatori. Stasera parleremo del piano sanitario, del piano sociosanitario regionale appena presentato e in discussione in questo momento in ambito di consiglio regionale e su cui è importante conoscere e confrontarsi. La sanità, lo sappiamo tutti, è un tema centrale che tocca il cuore e i sentimenti di tutti i cittadini. Dopo gli anni della pandemia e le promesse di riportare la sanità al centro dell'attenzione politica e istituzionale, non sembra, sinceramente, non sembra di vedere una chiara inversione di tendenza. Le liste d'attesa di esami e visite specialistiche continuano ad essere lunghissime, in alcuni casi addirittura chiuse, nonostante ciò è vietato dalla legge. Le uniche risposte alle urgenze continuano ad essere i pronti soccorsi, che boccheggiano e assistono alla fuga di personale. L'assistenza territoriale continua ad essere legata alla disponibilità dei singoli medici di medicina generale e quindi può essere accettabile o può essere assente a seconda della buona volontà dei singoli. Una cosa terribile. L'assistenza domiciliare continua ad essere un miraggio, la prevenzione idem. Le mancate risposte del servizio sanitario, unita alla possibilità della libera professione dei medici, ha reso la sanità un affare privato, una fonte di profitto e non un diritto. Per cui chi paga o si può permettere un'assicurazione privata si cura e chi non può rinuncia alle cure e ne subisce le conseguenze. Cominciano ad essere note le percentuali di cittadini che rinunciano alle cure per difficoltà economiche, gli eccessi di mortalità negli ultimi 2 anni, la diminuzione dell'aspettativa di vita in alcune regioni del sud. E sulla base di tutto questo sta una mancata e decisa attribuzione di risorse al Servizio Sanitario Nazionale per coprire le carenze di personale accumulate da anni di tagli e per l'assunzione degli operatori dei nuovi servizi di assistenza territoriale che rischiano di partire come scatole vuote. Il piano sociosanitario regionale deve essere un tentativo di risposta a questi problemi. Per capire se effettivamente lo è o non lo sia, ne parliamo con i consiglieri regionali di opposizione e con la cittadinanza attiva, con le persone sono interessate a trattare questi argomenti. Può essere utile, io penso, e denso di prospettive, approfondire l'analisi del piano, vederne le carenze e attivare un osservatorio dei cittadini e dei rappresentanti istituzionali per verificarne l'attuazione. Io do la parola adesso ai nostri amici consiglieri regionali. Credo che loro abbiano deciso un ordine per cui Gianni Pastorino, a te la parola. Ecco. Sì, funziona, sentite. Sentite, intanto ringrazio il Circolo Zenzero di questa iniziativa che nasce un po' da un ragionamento che facemmo proprio qui, di nuovo, insieme io e Luca Garibaldi, allora non era presente Fabio, in cui poi ci siamo detti a un certo momento, vabbè, visto che il piano sociosanitario regionale non è ancora uscito, rivediamoci, valutiamolo, perché allora era solo in slide. Tenete conto che faccio una piccola premessa. Le cose di cui ha parlato correttamente Antonio, come dire, non c'entrano in questo piano. Nel senso, è una battuta, ma mica tanto. Nel senso che per stessa missione dell'assessore Grattarola, che naturalmente non è solo l'assessore alla sanità, ma anche il massimo esponente politico della materia, non mi dilungo in alcune cose, ma tutte le cose che si dicono generalmente sono vere, l'80% di un bilancio una regione sanità, e quindi, come dire, se tu sei l'assessore alla sanità o se la regione fallisce sulla sanità, hai fallito il governo di una regione.
ha detto in alcune in alcuni momenti pubblici, credo anche che l'abbia detto, come dire, non troppo nascosto, anche come dire, quando ha presentato dopo, non prima, alle parti sociali, al sindacato, di aver presentato questo quasi documento di 200 pagine perché lo doveva fare. Perché naturalmente ogni tanto bisogna, per legge, per norma, presentare un piano sociosanitario, quindi bisogna presentarlo. E guardate, dico una cosa che io ho vissuto, essendo oramai, come dire, avendo anch'io una certa età, mi ricordo che sono stato, mio malgrado purtroppo, uno dei 1285 delegati che erano nel 1992 quando si sciolse il PCI e si formò il PDS. Mi ricordo allora facevo parte della mozione Bassolino, racconto questo aneddoto perché è interessante, perché poi entro dentro alcuni meccanismi. Allora, nella relazione la fece Occhetto, poi c'erano come dire, queste mozioni che si erano riunite, io facevo parte della mozione Bassolino che rappresentavamo il 6%, come dire, minoranza di minoranza, e Asor Rosa, che purtroppo è scomparso non da molto, disse diamo della valutazione del compagno Occhetto una valutazione politica, perché se la diamo culturale è un disastro. Allora, guardate, dico questo perché se noi dovessimo dare una valutazione di questo piano non sapremmo trovarci in capo. Non sapremmo trovarci un capo. Tanto parliamo di un documento di quasi 200 pagine che ha chiesto, in una nota che noi non abbiamo, che non è, come dire, a noi conosciuta, 50 deroga alla Balduzzi. Ora, quindi vuol dire che noi ci troviamo di fronte a una congeria di parole in cui le 50 deroghe che sono a noi sconosciute, a noi opposizione, ma sono sconosciute da voi, possono modificare completamente quello che c'è scritto in questo piano. Sono 50 le deroghe che vengono chieste. Naturalmente, ecco perché dico, perché ho fatto questa premessa, un po' perché parlo per prima e quindi devo giustificare che parlo per prima, un po' perché, tra virgolette, come dire, le critiche che noi facciamo sulla sanità le do un po' per scontate, che sono le critiche che in realtà ha descritto bene Antonio nella sua introduzione, però noi ci siamo venuti qua per parlare del piano, per capire cosa c'è questo piano e anche per capire se è possibile come opposizione politica, opposizione sociale, siamo in grado di costruire un percorso che dica altre cose. Perché in questo piano non c'è. Dicevo, ci sono 50 deroghe. E guardate, come dire, ci sono delle cose, che c'è proprio un errore di fondo, per esempio di modello. Questo piano descrive un modello, come dire, quello dell'hub and spoke, per capirci, del centro, come dire, modello che è stato mutuato dall'aviazione militare americana e che è stato applicato nella logistica dei trasporti, per cui c'è un hub e a Raggiera ci sono tutti gli spoke sul territorio, ci sono tutti, come dire, i centri territoriali che la regione, le due regioni che sono all'avanguardia della nostra regione, nella nostra sanità in Italia, che sono Emilia Romagna e Toscana, hanno già dimenticato, perché loro l'hub and spoke l'hanno applicato prima. E quindi nella delibera 2316 del 27-12-2022, l'Emilia Romagna decide di abbandonare il modello hub and spoke, che naturalmente invece noi prendiamo come punto di riferimento di carattere filosofico in un territorio che ha delle difficoltà cruciali. Guardate, questa cosa è avvenuta a seguito di un ragionamento che in questa regione è andata avanti da tempo, che ha prodotto quella micidiale idea, perché chi l'ha vissuta come me, Luca Garibaldi e Fabio Tosi, l'ha vissuta in una sessione di bilancio dentro un provvedimento omnibus che in realtà parlava dai cioccolatini al gaslini diffuso, che è stata questa idea straordinaria per cui il modello del Gaslini si poteva applicare in tutte le province genovesi, a parte Genova, d'accordo, perché lì gli ha detto non se ne parla neanche, ma in realtà non è che il Gaslini portava un modello per cui io, come dire, porto un modello, ma porto anche soldi, porto anche, come dire, gente, cioè, no, assolutamente. Ha scaricato soltanto il fatto che si entra in relazione con il Gaslini, ma in realtà il Gaslini non porta soldi, non porta nessun tipo, come dire, di apporto, e si è dovuto, le organizzazioni sindacali si sono dovute anche contrattare una questione di come trovarsi dentro una situazione in cui il personale dell'ASL 1 o l'ASL 2 improvvisamente non faceva più parte dell'ASL dal punto di vista della pediatria, ma faceva parte del Gaslini. Guardate, la questione, per chi qui ho visto che ci sono un po' di sindacalisti e sindacalisti, la questione non sfuggerà. Cosa dentro questa, poi entro un attimo dentro questo hub and spoke e lascio la parola agli altri colleghi perché è abbastanza complessa. La filosofia è tendenzialmente quella della trasposizione del modello lombardo nel territorio ligure.
Gli ospedali sono erogatori di prodotti e le ASL, attraverso i distretti, sono degli acquirenti. In realtà, guardate, nel piano sparisce di fatto una concezione che in realtà, se applicata o non applicata, in qualche maniera è stato oggetto di una discussione molto profonda nel mondo progressista e di sinistra che si è occupato della sanità, che era la definizione della presa in carico delle pazienti e dei pazienti. Qua sparisce tendenzialmente, perché gli ospedali erogano dei prodotti attraverso il modello hub and spoke e le ASL le acquistano da questo punto di vista. E guardate, è un modello che per certi versi giustifica il ragionamento per cui noi, a fronte delle liste bloccate, delle liste delle difficoltà sulla diagnostica, il governo Toti ha pensato di distribuire 6 milioni alla diagnostica privata, che sia chiaro, come dire, niente da dire, ci sono, come dire, degli istituti di diagnostica privata che hanno un livello altissimo, sia dal punto di vista professionale, sia dal punto di vista degli apparecchi diagnostici, ma, tra virgolette, sono dei prestazionifici, danno una prestazione. Cioè danno una prestazione che può essere corretta, esatta, eccetera, ma che non prevede naturalmente la presa in carico di chi viene sottoposto a quel percorso, che è diverso dal concetto di sanità pubblica, che dovrebbe essere caratterizzata dalla presa in carico, come dire, e dal rapporto costante che esiste tra hub ospedaliero e strutture territoriali. Questa è la caratteristica che in qualche maniera su cui noi abbiamo riflettuto e che viene clamorosamente a mancare. Naturalmente, come dire, mentre e cerco di darvi alcune riflessioni, poi naturalmente sono disponibile a qualsiasi tipo di... Mentre noi parliamo ancora di hub and spoke, nelle regioni in cui il processo, come dire, concettuale di trasformazione, di avvicinamento tra la struttura ospedaliera e la struttura territoriale va avanti, c'è un modello che viene applicato. Dicevo che con la delibera 2316 e 2712-2022, 4 mesi fa, la regione Emilia-Romagna, soprattutto sul piano oncologico, ma non solo, anche, come dire, delle malattie complesse, lo sostituisce col Comprehensive Cancer Care Network, perdonatemi il mio inglese che è terrificante, ma che naturalmente cambia completamente la concezione. Non esiste più una struttura, come dire, hub e una struttura spoke che lavora a raggiera. Ma esiste invece, come dire, addirittura tre strutture che sono permanentemente in contatto con loro, e si ritorna indietro concettualmente nel ragionamento che devono essere potenziate le strutture territoriali, proprio perché quelle strutture sono in grado di intercettare le difficoltà e le diversità del territorio. Naturalmente definisce anche le strutture, tre tipi di strutture, come gli ospedali di comunità come centro di primo livello, capace di erogare prestazioni sanitarie di prossimità, gli ospedali distrettuali che dentro questa logica di questo piano territoriale vengono dimenticati, in grado di assicurare all'interno del coordinamento di rete, in continuità con i centri di terzo livello, prestazioni diagnostiche, terapeutiche ed assistenziali, gli ospedali polispecialistici, in cui sono presenti tutte le competenze specialistiche complesse, dotazioni tecnologiche ad elevata complessità, insieme a programma di formazione continua e di ricerca. Allora, ribadisce il fatto che questi tre elementi rimangono in rete costante e quindi, tra virgolette, si ridefinisce ancora una volta, come dire, l'elemento di rete territoriale che costituisce l'unica soluzione per avvicinare, come dire, il complesso ospedaliero al territorio, perché sennò, come dire, la sanità non esiste, perché l'uno non esiste senza l'altro. Guardate, in questi anni, chiudo, perché così lascio un attimo anche perché ho una scommessa da vincere con Luca Garibaldi, che stavo in 10 minuti, che non è mai facile quando si parla della sanità, perché si rischia sempre di dire alcune cose di sfuggita, però visto che la discussione abbiamo un po' di tempo, la faremo nel complesso. Dicevo, un'altra caratterizzazione negativa di questo piano, per la prima volta prevede una rimodulazione, guardate, delle strutture ospedaliere. Ma la prevede, e questa è la cosa negativa che è stata sollevata il 4 di ottobre da Toti, quando dice che San Pier d'Arena sarà in qualche maniera annesso a San Martino, cosa che ha suscitato moltissime polemiche. Io mi ricordo che fu forse il primo consigliere regionale, anche se ero in montagna con Rossella D'Acqui, che è qui a rispondere, e devo dire intervennero anche i colleghi di Fratelli d'Italia.
perché in realtà si diceva che quell'ospedale doveva sparire in previsione dell'ospedale di Erzelli, ma grazie, come dire, ci mancherebbe ancora, peccato che l'ospedale di Erzelli, come dire, minimo, come dire, avremo 10 anni prima che nasca l'ospedale di Erzelli, se nasce l'ospedale di Erzelli, perché ci sono delle valutazioni e delle complessità anche a quel riguardo. Ci mancherebbe ancora, come dire, è chiaro che ci sono diverse idee di primo livello e quindi da questo punto di vista affronteremo la questione. Però naturalmente si dice nel frattempo che va avanti questo processo, come dire, di direzioni interaziendali, per cui di fatto, come dire, San Martino prende il sopravvento su quelle altre strutture ospedaliere e decide quelle che sono le politiche complessive sanitarie a livello regionale. Guardate, io credo che questa sia un'operazione complessa e difficile, perlomeno finché noi non abbiamo, come dire, 3 nuovi ospedali pubblici, che, come dire, che dovrebbero essere quello nuovo di Erzelli, quello del Felettino e il rifacimento, come dire, del Galliera per gli spazi che mancano. Perché se no non è possibile, tra virgolette, come dire, effettuare questo tipo di operazione. Chiudo lasciando naturalmente in evasa l'ultima vicenda che è stata anche oggetto in questi giorni di polemiche. Il piano sociosanitario dice espressamente che si interverrà sulle strutture attraverso fondi del PNRR. Naturalmente non sfuggerà la questione, come dire, che tutti noi abbiamo rilevato e che credo che sia oggetto di una discussione anche pubblica piuttosto nota. Il PNRR interviene sulle strutture e sull'acquisto di apparecchi. Non interviene naturalmente sul personale, che è una delle situazioni di maggiore difficoltà che noi riscontriamo sulla sanità. Mancano complessivamente tutti gli operatori sanitari, sia dai medici ai tecnici, agli operatori sanitari, siano OS, siano infermieri. Mancano complessivamente in maniera, come dire, trasversale in tutte le strutture. E non esiste una possibilità di travaso da questo punto di vista. Possono essere possibili processi riorganizzativi, ma nel momento che sono pensati nel rapporto costante tra territorio e struttura ospedaliera. Se no è evidente che, tra virgolette, si dimenticheranno parti di territorio. La polemica, e chiudo veramente, che si è aperta in Regione Liguria rispetto alla questione dei centri nascita, la dice lunga. Pur essendo in un momento di denatalità, perché noi abbiamo perso dal 2011 al 2021, come dire, siamo passati da 11.300 nati nel 2011 a 8.228 nel 2021, quindi sono gli ultimi dati disponibili, è vero che, tra virgolette, come dire, noi abbiamo una situazione particolarmente complessa dal punto di vista della logistica e naturalmente aumentata dopo quello che sta succedendo dal punto di vista dei trasporti, e si apre, come dire, delle problematiche che riguardano un po' la collocazione dei nostri centri nascita. Però non è possibile, tra virgolette, se non c'è un rapporto costante tra territorio e ospedale, trovare delle soluzioni. Quando si pensava di chiudere l'ospedale di San Paolo, che non era aperto, come dire, l'evangelico, solo per una questione di distanza, perché se c'è un ragionamento concettuale si tratta di sedersi e discutere, la dice lunga, tra virgolette, sulla mancanza di idee che ha caratterizzato questo documento. Presentato a fine novembre, tocca sulle spalle di Grattarola non sa niente, viene bloccato perché doveva essere portato in consiglio entro il 31-12, in realtà non andrà in consiglio entro il 31-12 e viene approvato il 23-3. Spero di aver dato alcuni elementi di discussione. Naturalmente ci sono moltissime questioni che mancano nel piano, a cominciare da una cosa che è molto cara ad Antonio, della prevenzione, salute e sicurezza sul lavoro, in una regione in cui purtroppo si muore di lavoro, ma naturalmente lascio poi a voi le domande e la discussione. Grazie. Provo da seduto perché magari si sente meglio con il microfono e, diciamo, non avendo una vista acutissima, se mi alzo non riesco a leggere gli appunti. Ma provo a stare in pochi flash perché alcune cose sono già state dette. Allora, il piano sociosanitario di per sé è un po' come i PUC, cioè organizzano la presenza della sanità sul territorio e delineano un modello di sanità. Penso che l'occasione che il piano sociosanitario ci offre sia quello di misurare la nostra situazione della sanità in Liguria e di concentrarsi non solo sul tema delle risposte che offre questo piano, spoiler, non ne offre, ma in generale su quelli che sarebbero i bisogni che una discussione pubblica che dovrebbe essere fatta sulla sanità dovrebbe imporre alla politica. Questo piano è in ritardo di 3 anni. Il piano sociosanitario scadeva nel 2019,
chi è qui presente, poi vedo anche Pippo che era nella scorsa legislatura, ho visto anche Ferruccio, ha assistito al primo piano della giunta di centrodestra che aveva l'obiettivo. L'obiettivo era di privatizzare alcuni ospedali, di privatizzarli nel Ponente, di costruire l'ospedale di Erzelli, mai fatto, di fare l'ospedale nel Fellettino, in cui la prima pietra è stata inaugurata nel 2016, prima e unica pietra perché poi si sono fermati, e quindi questo piano raccoglie l'eredità fallita del modello Toti Viale, che era il modello lombardo, portando i lombardi qua a gestire la sanità. Fallito alla privatizzazione degli ospedali, vi ricordate il tema che dovevamo avere i pronti soccorsi privatizzati nel Ponente, i bandi che sono andati falliti, il fatto che abbiamo dovuto anche pagare le spese processuali perché le privatizzazioni sono state fatte male. Adesso il modello nuovo è insidioso, nel senso che si passa dalla privatizzazione della sanità all'acquisto di prestazioni private. Cioè il fatto per cui alla fine se il modello è che tutti sono, come diceva Gianni, soggetti che acquistano prestazioni, il fatto che siano acquistate dalle strutture pubbliche, dai privati convenzionati, diventa, diciamo così, indifferente per il sistema dal punto di vista economico. E questo è un salto di qualità piuttosto difficile da contrastare politicamente, ma è un passaggio che è stato fatto. Dicevo che questo piano passa dal fallimento del piano sociosanitario del 2017-2019, dal fatto che la pandemia doveva averci insegnato alcune cose che non ci ha insegnato, e dal fatto che questo piano inserisce al proprio interno scelte già imposte al territorio. Ne cito alcune proprio legate al tema del PNRR. Se voi leggete questo documento di 200 pagine, la prima parte la leggete, condividete gran parte dell'impostazione e dite sono d'accordo. È la parte nazionale sulla medicina territoriale, cioè quello che il governo ti dice che bisogna fare per la costruzione della medicina territoriale, le case della comunità, il COT, tutta questa parte che deve spostare la presa in carico del paziente all'ospedale fuori. Questa parte che io ho letto, ho detto, la condivido, è presa pari pari da un decreto ministeriale del ministro Speranza del DM 77 che ti dice la medicina territoriale si fa così. Quello che non è stato fatto in questa regione era decidere insieme, sulla base, diciamo, dell'organizzazione, della qualità del servizio, dove venivano collocate le strutture. A febbraio del 2022, l'anno scorso, mentre noi stavamo facendo un consiglio regionale, in una pausa del consiglio, la giunta regionale delibera la localizzazione delle case di comunità e le spedisce a Roma. Le conferenze dei sindaci, che sono lo strumento con cui si fa la partecipazione e il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche nell'organizzazione della sanità, le ha lette sui giornali come noi, umili consiglieri di minoranza. Il principio per cui si dovrebbero fare le case della comunità sarebbe quello di avvicinare alle persone delle strutture che possano dare un servizio medico per evitare che vadano negli ospedali. Se voi guardate la mappatura di gran parte delle strutture, sono collocate, se non proprio dentro gli ospedali, a fianco o in strutture che hanno già una valenza di punto di riferimento sanitario. Io vengo dal Tiguglio, dove abbiamo il record di avere 3 case di comunità tutte collocate dentro gli ospedali, perché si vede che faceva brutto collocarle nelle aree interne. E quindi è un po' difficile spiegare alle persone che non devono andare al pronto soccorso, ma devono andare in una struttura che ha a fianco al pronto soccorso, perché non bisogna intasarlo. Ma tutto questo imposto senza una minima forma di coinvolgimento. In Emilia e in Toscana avevano deciso di lasciare ai distretti sociosanitari la localizzazione della struttura, in modo tale da poter ripensare i servizi sulla base di quello che erano le esigenze dei distretti, non le esigenze edilizie di Regione Liguria. Quindi gli unici fondi che vedremo di questo piano sono i fondi del PNRR che la Giunta ha già, diciamo così, imposto e impostato per ragioni di organizzazione edilizia, per cui si fanno molte ristrutturazioni, si acquistano delle prestazioni dei macchinari e l'organizzazione seguirà.
Il piano sociosanitario funziona se ha tre cose: un'organizzazione territoriale, che è stata completamente estrapolata dalla discussione pubblica, per cui il piano sociosanitario è stato prima approvato, poi si è fatta la discussione con i sindacati postuma, poi si andrà alle conferenze dei sindaci, poi si aspetterà il parere del ministero, poi se verrà, vorranno, ce lo faranno discutere anche a noi e poi lo voteremo. Una quota economica di stanziamenti, che ad oggi mi pare che sia incognita, a parte quella del PNRR, e una chiarezza sui tempi e il personale. Quando ci è stato illustrato il piano, ci hanno detto che personale ce n'è, e quindi non garantiscono, diciamo, il personale, e gli ospedali per cui stanno riorganizzando l'organizzazione sanitaria, i due principali ospedali, che sono, diciamo, gli Erzelli e il Fellettino, vedranno la luce, se andrà bene, 2 anni dopo la scadenza di questo piano. Quindi questo è un piano fatto per organizzare la sanità nel momento in cui gli ospedali che ad oggi non ci sono ci potrebbero essere. Ma nel frattempo noi ci prepariamo riaccorciando, ridistribuendo l'organizzazione sanitaria in attesa di una cosa che non c'è ancora. È piuttosto assurda, ma è così. In una logica completamente slegata da quelli che sono i bisogni attuali della sanità ligure, e con anche situazioni particolari, per cui nella farraginosità della situazione, noi ad esempio ci troviamo nella situazione per cui se noi chiediamo quanti punti nascita abbiamo, non lo sappiamo perché abbiamo un punto che è un centro nascita, un punto nascita di Schrödinger, per cui non sai se c'è o non c'è, perché nel piano non è chiaro, perché a volte per gestire la situazione si fondono, si fanno integrazioni per superare alcune criticità. Criticità che devono essere derogate da quello che citava Gianni, che si chiama decreto Balduzzi, che è quello che dà un po' le misure dei vari obiettivi. Banalizzo, se ci sono dei medici in sala, mi scuseranno, però il Balduzzi è quello che dice più o meno quali sono gli standard in cui devi rientrare, e tu ogni volta presenti il tuo piano dici: a me la sanità piace così, vogliamo farla così, per fare questo abbiamo bisogno di queste deroghe. Il ministero ti dice: le accettiamo, non le accettiamo, e poi discuti. Se non le accetti devi venire in consiglio e dire: non ce l'hanno accettato nessuno, dobbiamo riorganizzare la sanità in un'altra maniera. Noi adesso stiamo discutendo di un piano in cui non sappiamo quante deroghe verranno approvate. E quindi questo è già un po' complicato. Ma per chiudere rispetto ai punti, noi abbiamo bisogno, secondo me, di costruire alcuni assi da cui ripartire. Il primo è che questo piano ha, oltre le due carenze strutturali, non ci sono i soldi, i tempi e il personale, ha una carenza di metodo, perché non ho mai visto fare la discussione dopo aver deciso, ha un problema di impostazione, di calatura sul territorio, nel senso che noi siamo una regione che avrà di fronte una quantità di malati cronici, di malati che hanno patologie di diversa natura e dovranno subire il rimbalzo del Covid, che in questo piano, se uno lo legge, non li vede. L'eredità della pandemia dovrebbe averci portato alcuni aspetti. Uno, la funzione centrale del territorio, dell'infermiere di comunità, di tutte quelle figure territoriali, sociosanitarie, che invece vengono scritte ma non vengono, diciamo, riversate con un investimento concettuale. La seconda è il tema del benessere integrale della persona, per cui non si parla neanche di salute mentale nelle case di comunità. Noi siamo promotori come minoranza della proposta dello psicologo di base, che dovrebbe essere uno degli elementi essenziali, ad esempio, di questa proposta. E poi non c'è un investimento, una riflessione strategica sul tema degli anziani, dei fragili, e sul tema della residenzialità, che è un tema enorme in una regione come la nostra, in cui uno su tre ormai ha più di 65 anni, e in cui, lo dico così per un passaggio, gli unici dati che vengono citati per fare il benchmark rispetto all'RSA sono i dati del 2020 dell'RSA, che non ci vuole, diciamo,
un genio per pensare che non sono proprio dei grandi dati, visto che c'era una pandemia e nell'RSA non stava, diciamo, succedendo qualcosa di molto gradevole. Quindi è stato un anno devastante per quanto riguarda l'impatto. Quindi loro prendono come anno per gli ingressi e per le situazioni il 2020, l'anno della pandemia. Cioè, l'attenzione su questi tre aspetti è significata anche da questi tre elementi. Penso che il tema, e su questo poi lascio la parola a Fabio, sia quello di utilizzare la discussione sul piano per costruire un modello di sanità, perché questi documenti sono un po' libri dei sogni, un po' delle promesse, e quindi ci potrai trovare delle cose che non vanno bene, ma anche delle cose incontestabili, perché tutti vogliono, diciamo, più gli infermieri di comunità, se non hai i soldi e poi non vai da nessuna parte. Ma definire una serie di assi per una sanità differente, e penso che noi dovremo ricostruire una connessione su questo chiudo che è stata positiva durante la pandemia, cioè il fatto che la pandemia ha imposto alla politica, alle istituzioni e alla cittadinanza una discussione pubblica su un modello di salute, perché tutti erano protagonisti interessati a quello che riguardava la rete, parola che è scomparsa dopo la pandemia. Penso che uno degli elementi che noi dovremmo provare a rimettere insieme sia quello, diciamo, di costruire delle reti della salute, delle reti della cittadinanza della salute, che provino a, diciamo così, far riemergere dei bisogni più integrali che tengano insieme l'aspetto sanitario, l'aspetto sociale e l'aspetto anche del benessere mentale, perché questi tre aspetti sono quelli su cui puoi costruire una salute efficace, efficiente e giusta, che è una parola che molte volte quando parliamo di sanità ci dimentichiamo. Allora, buonasera, grazie anche da parte mia al Circolo per l'invito e a tutti i presenti. Ma noi siamo stati abituati nella precedente legislatura al famoso Libro Bianco, che la Viale promosse e presentò in tutta la regione e che poi effettivamente restò un Libro Bianco, perché di palpabile in quella riorganizzazione non c'era praticamente niente, o forse c'era quello che volevano loro, un nuovo, scusate il termine, poltronificio a Lisa, perché non possiamo dimenticarci di quello che hanno creato e che attualmente non si capisce effettivamente in questo momento a cosa serva, perché piano piano, noi l'abbiamo visto in questi mesi, Alisa è stata anche svuotata delle sue funzioni. Resta un bel poltronificio con figure dirigenziali, quindi noi abbiamo praticamente in Liguria 6 ASL, e questo è un dato di fatto e penso che sia indiscutibile da parte di tutti. Ovviamente qualche ripetizione la farò, ma perché secondo me è giusto e doveroso ribadire alcuni concetti. 8 anni di giunta Toti, nessun nuovo ospedale in Liguria. È un altro dato di fatto. Si vendono prestazioni ai privati, è già stato affrontato da chi mi ha preceduto, e la prova che si andava in questa direzione l'abbiamo avuta proprio durante il Covid, quando l'hub vaccinale nella fiera di Genova era particolare la situazione, alla quale anche i giornali fortunatamente in parte l'hanno documentata, dove c'erano file chilometriche nell'hub destinato ai privati e il deserto dei tartari dalla parte del pubblico. Quella penso che sia stata una cartina tornasole di dove questa giunta voleva andare e vuole andare. Il problema, a mio modesto parere, ma perché ogni giorno purtroppo arrivano segnalazioni
di mala sanità in generale, ma il problema che tocca tutti noi ogni giorno è quello delle liste di attesa. Le liste di attesa sono il problema con la P maiuscola. Questa giunta ha sbandierato sugli organi di stampa investimenti da 26, 22, 24 milioni di euro quando si era ancora in pandemia e si era garantito il ritorno alla normalità. Se voi andate su Google e digitate liste di attesa Liguria, vi invito, ma molti di voi lo fanno perché sono anche del mestiere, di andare a vedere le liste di attesa attuali nella nostra regione. Io porto un esempio, e anch'io sono del Tiguglio. In ASL 4 noi abbiamo una situazione che è veramente allucinante. Voi sapete benissimo la colonoscopia, che è un esame importantissimo. In questo momento è impossibile farla in ASL 4. Bisogna rivolgersi al privato. Ovviamente il privato in 2, 3, 4 giorni vi dà un appuntamento, ma qual è il cittadino che può permettersi 800 euro per un esame del genere, per arrivare fino a 1200 euro in caso di utilizzo di liquidi di contrasto? Questa situazione è vomitevole e lo dico senza alcun problema. La cosa più grave, per quanto mi riguarda, è che in certi casi non viene garantita nemmeno la prestazione ai bambini, perché anche a Gaslini ci sono dei gravi ritardi per quanto riguarda le visite e gli esami, scusate. Poi però c'è un altro dato interessante. Abbiamo visto che ovviamente il piano sociosanitario ha tenuto tanto banco sui giornali perché i giornalisti, gli organi di stampa hanno ricevuto la bozza di quello che era il piano sociosanitario iniziale, che erano appena 50 o 53 pagine, mentre noi apprendavamo dai giornali quanto scritto dalla giunta. Io personalmente mi sono trovato nella situazione di dover minacciare di denuncia di abuso d'ufficio perché chiedevo copia della bozza di questo piano sociosanitario, ma non mi veniva consegnata. Quindi io ho dovuto minacciare per poter fare il mio lavoro. Questo è il modus operandi di questa giunta regionale. L'altro fatto, che è stato constatato è che se ci sono dei territori che manifestano e protestano su certe scelte, ottengono dei risultati. Cioè, vado nello specifico, c'è stata la grande diatriba questione dei punti nascita, soprattutto nel ponente genovese, quindi parliamo dei presidi ospedalieri di Savona e Pietraligure, ma anche le grandi proteste per l'attivazione, la riattivazione dei punti di primo intervento, addirittura qualcuno chiede un pronto soccorso nell'ospedale di Albenga, e stessa cosa il punto di primo intervento per Cairo. Io personalmente non penso che se un territorio protesta allora si cerca una, due, tre, quattro, 50 deroghe al piano sociosanitario. Io penso che chiunque da Ventimiglia a Sarzana deve avere una sanità uguale, cioè non ci devono essere differenze. Se uno protesta ottiene, se no no. Ed è secondo me molto particolare la questione. Poi noi avevamo anche una convinzione, noi pensavamo che questo piano sociosanitario venisse presentato dopo le imminenti elezioni che ci sono in alcuni comuni, perché poteva per loro essere un problema. Lo hanno depositato, lo hanno votato in giunta, è stato trasmesso alla Commissione Sanità, di cui Gianni è vicepresidente,
e la discussione ad oggi, cioè l'illustrazione, che è il primo passaggio, non è ancora stato fatto. Quindi siamo ancora, diciamo, abbastanza lontani sulla discussione del testo, perché noi che abbiamo vissuto il precedente piano sociosanitario ci ricordiamo che per mesi abbiamo fatto e sono state svolte una notevole una marea di audizioni di tutti gli attori coinvolti dal piano sociosanitario, che però è una indicazione. Cioè, quello che diceva Luca, si va a recepire quasi tutto quello che dipende dal DM 70 e da quello che riguarda il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con tutte le criticità del caso, perché sappiamo benissimo che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza stanzia dei fondi, quelli sono e non ce ne saranno altri. Quindi la discussione in regione immagino che sarà molto, molto accesa. Gli ospedali di comunità e case di comunità sono già stati un po' affrontati, e anche qua è veramente assurdo che per la conformità del nostro territorio, per la particolare età media della nostra regione, non si cerchi o non si vada incontro a quelle che sono le esigenze dei cittadini, cioè fare, costruire, mettere a disponibilità delle strutture in determinate aree che purtroppo sono caratterizzate dalla difficoltà nel raggiungere la costa. Quindi tutto l'entroterra è finito tranquillamente nel dimenticatoio da parte di questa giunta. Il piano sociosanitario è stato già fatto in parte per il discorso del Gaslini diffuso, inserendo appunto questa riforma in una norma che non c'entrava niente con il tema della sanità. E quindi io sono, come colleghi, a vostra completa disposizione, perché ci sono moltissimi presenti che provengono dal mondo della sanità o sono ancora nel mondo della sanità, per poter provare a modificare, a ottenere un qualcosa nell'interesse di tutti i cittadini e non solo di chi protesta o alza la voce, come dicevo in precedenza. Secondo me sarà scontato, ma qua si stanno facendo e non so se vogliono anche fare, però vogliono creare dei cittadini di serie A e dei cittadini di serie B. Io l'ho già detto ai colleghi, lo dico, questa per me è la prima occasione che ho di trattare il tema della sanità. Io non voterò a favore per quei punti nascita che non garantiscono una certa numerica all'anno. Chi è del mestiere sa cosa vuol dire. La scienza ci dice che per la sicurezza della madre e del bambino all'anno devono essere fatti almeno tot parti. Io ve lo dico, così lo sapete tutti, io a questa cosa, noi come Movimento 5 Stelle non ci stiamo. Grazie. Allora, io ringrazio i relatori. Mi sembra che complessivamente alla domanda se il piano sanitario sociosanitario regionale in discussione risponde ai bisogni di sanità dei cittadini che ci ponevamo all'inizio, complessivamente la risposta tende ad essere negativa. Abbiamo sentito parlare di prestazioni fici, quando invece c'è necessità di una effettiva presa in carico del paziente e dei suoi problemi di salute. Abbiamo sentito parlare di cittadini di serie A e di serie B, abbiamo sentito parlare di arrappazzonatezza, se mi scuso se interpreto le parole di Luca, del piano sanitario.
tanto per dire soltanto una cosa per avviare il dibattito, poi lascerò la parola subito dopo a chi vuole intervenire. A proposito di, cioè, io credo che è difficile chiamare questo documento un piano. Intanto c'è una enorme differenza tra il trattare il territorio e il trattare gli ospedali. Il piano è l'indicazione di una serie di interventi per attuare degli indirizzi, delle linee politiche, delle linee organizzative. Nella parte ospedaliera, questo qui non, senza entrare nel merito dei singoli provvedimenti, si arriva a definire le risonanze magnetiche che devono essere assicurate negli ospedali, gli ascensori che ci devono essere, le misure antisismiche, eccetera, eccetera. Importantissimo, non è questa qui la critica. La critica è che però nella parte territoriale non c'è minimamente niente di questo. Non c'è nessuna misura che dica come si arriverà a rendere operative una nuova assistenza territoriale. Addirittura, non so, è una banalità, però in due documenti usciti dalla Giunta, il piano sociosanitario che abbiamo nelle mani, si parla di 33 case della comunità hub, nelle slide presentate alla stampa si parla di 32 case della comunità hub. Cioè i due documenti di fonte a distanza di 15 giorni uno, di 15 giorni uno dall'altro. Però questo qui è, non so, può anche essere una svista, non è tanto questo il problema. Il problema è che quando si parla di territorio non c'è la minima possibilità di rendere realistiche, realizzabili le nuove strutture, perché non c'è nessuna possibilità di riempirle del personale che serve, come dicevamo all'inizio, perché nel piano sanitario regionale non c'è l'indicazione di dove saranno le 32 o le 33 case di comunità hub. Per non parlare di quelle SPOC, le SPOC, quelle periferiche, quelle più vicine, si parla del concetto di prossimità ed è un concetto importantissimo, non si dice nel piano sanitario regionale dove saranno le strutture SPOC, quelle che dovrebbero essere più vicine ai cittadini. C'è una cosa interessante, il fatto di dire che è una invenzione, ma potrebbe essere anche ragionevole, che le case di comunità SPOC cosiddette, quelle più vicine al cittadino, si dividono in due livelli, quelli di primo e di secondo livello, e che quelli di secondo livello saranno gli studi dei medici di medicina generale. Io dico, potrebbe essere anche una cosa interessante, però gente, ragazzi, cioè se l'assistenza territoriale così come è attualmente svolta dai medici di medicina generale, con gli alti e bassi che dicevo all'inizio, con il fatto che è completamente legata alla buona disponibilità del singolo medico di medicina generale e non a linee organizzative e istituzionali ben precise, il fatto di cambiare etichetta e di dire invece questo qui non è soltanto lo studio del dottor Pinco Pallino, ma è la casa di comunità SPOC di secondo livello, può non significare proprio niente, e questo qui ci preoccupa molto. Allora, ci sono degli altri passaggi preoccupanti. Nel decreto 77 c'è scritto chiaramente che le case di comunità sono strutture pubbliche di erogazione della sanità, dell'assistenza territoriale. Nel piano sanitario socio regionale Ligure si dice che le case della comunità SPOC potrebbero essere affidate, gestite da privati, il che è diverso da quello che dice il decreto 77. Io non so se il Ministero della Sanità, che in questo momento ha ricevuto il piano, lo rileverà e ne farà un'eccezione, però comunque sono due cose contrastanti, così come il piano sanitario regionale dice che i servizi domiciliari, che dovrebbero essere una cosa importantissima, nuova, della nuova sanità territoriale, possono essere affidati ai privati, saranno affidati ai privati, il che anche questo ci preoccupa non poco. Io però non voglio rubare ulteriore tempo, ci sono sicuramente, so già, degli interventi,
credo che Bruno mi aveva chiesto, Bruno fa parte della rete Insieme per la Salute, a cui lavoro anch'io, una rete di operatori sanitari e cittadini che si occupano di salute, gli darei subito la parola e vi chiedo di segnalarmi chi vuole ancora intervenire, dopodiché i nostri relatori risponderanno. Devi venire qua. Chiedo ad Antonio e anche a voi minuti utilizzare, perché qui siamo molti e quindi è importante saperlo sin dall'inizio, in modo che nessuno rubi il tempo. Antonio, quanti minuti? Lo dico io, direi non più di 3-4 minuti per intervento. Allora, 3 minuti è troppo poco. Subito a protestare. Dai, sì, va bene. Allora, in che contesto? Dunque, prima di tutto affermo che sono completamente d'accordo con la lettura della mancanza di metodo o di un metodo contrario al piano, come espresso da Garibaldi molto bene, che questo è un piano che capovolge i tempi e il metodo che si è elaborato. Seconda cosa che voglio dire schematicamente è in che contesto nasce questo piano. Allora, noi siamo con un governo di destra e siamo con un'offensiva terribile, che è quella dell'autonomia differenziata. Io mi auguro che i cittadini di Genova e della Liguria facciano quello che hanno fatto da altre parti, facciano dei presidi, facciano delle manifestazioni, perché bisogna reagire, perché il Servizio Sanitario Nazionale, al contrario di quello che speravamo, col PNR e con il decreto ministeriale numero 7, cioè di difendere con questi due strumenti quel che rimane del Servizio Sanitario Nazionale e rilanciarlo, con l'autonomia differenziata lo ammazzano del tutto. Quindi qua è urgente questa dimensione, che noi discutiamo del piano, e anzi dirò tra un minuto perché secondo me è così importante che discutiamo del piano, ma non ci dimentichiamo che qua siamo in un consesso di persone che sono sensibilizzate politicamente e attiviste, e quello che ci vuole è dimostrazione, anche movimento, è quello che è avvenuto a Milano, per esempio, che Medicina Democratica ha portato in Piazza del Duomo un qualche migliaio di persone per dire queste cose che io sto dicendo in modo frettoloso e che loro hanno detto in modo molto più esteso. Detto questo, che è un contesto che non è da poco, invece del piano io mi sento di differire in molte sostanziali cose, specie dagli accenni di Tosi e di Pastorino. Guardate che questo piano è un'intelligente copia del decreto ministeriale 77, che va studiato e guardato, perché con questo piano Alisa e la giunta a cui si rifà compattano tecnocrazia, compattano esperienza professionale e fanno sì che sul piano territoriale, se noi non ci diamo una smossa, noi qua attivisti che non la pensiamo nella stessa maniera, rischiamo di essere, come dire, lo dico con una battuta, superati a sinistra dalle cose che sono contenute nel piano, perché la gestione delle persone anziane e fragili è indicata. Non è vero che non è indicata. Ragazzi, sono 193 pagine, sono molto noiose, ma invito tutti quelli che hanno un po' di buona volontà a leggerle veramente. Non si può saltare, bisogna leggerle punto per punto. E là ci sono delle cose che sono sì la copiatura del decreto ministeriale, sì che vengono fuori delle cose che sono controsenso. Per esempio, si segue e si costruisce un piano individualizzato di assistenza o di riabilitazione della persona anziana e fragile a partire dal momento in cui lui viene rilasciato dall'episodio acuto in ospedale. Non si fa il percorso contrario, che dovrebbe essere di buon senso e comunque fondamentale.
prevenire l'episodio acuto, difendere la persona dal suo aggravarsi, far gestire insieme alle realtà di associazionismo del terzo settore, di volontariato e dall'assistenza sociale insieme agli operatori sanitari, gestire il malato cronico e il malato anziano, che indubbiamente è una gran parte della popolazione ligure, e naturalmente ancor più se andiamo sul territorio e non guardiamo solo le città. Quindi io penso che ci sia bisogno che facciamo delle commissioni, che lo guardiamo questo piano, perché là dentro ci sono delle cose che sono tecnocratiche, che sono però assolutamente il riflesso dell'esperienza dei punti più avanzati in Toscana e in Emilia-Romagna delle case di salute, perché noi qui in Liguria non abbiamo storia. Abbiamo una serie di cose che ereditiamo dal tempo passato, dalle giunte precedenti a quella di Toti, che sono pesanti. In Toscana hanno cominciato nel 2003 a fare le case di salute. Noi dove ce l'abbiamo la casa di salute? Siamo ancora al poliambulatorio, siamo alla casa di sanità. Attenzione, qua dentro ci sono elementi per costruire un certo tipo di assistenza territoriale che, se noi vogliamo contrastarla con delle alternative, dobbiamo imparare da quelli che l'hanno fatte bene, dobbiamo chiedere a quelli che l'hanno fatte bene che ci vengano a dare la loro esperienza oltre che la loro cultura, e dobbiamo fare proprio una battaglia culturale. Ci sono dei film, ci sono dei documentari, andiamoli a guardare come sono fatte le cose. Non facciamo i faciloni, perché questi compattano tutto quanto il settore professionale. E lancio lì l'ultima cosa: il problema è anche che dobbiamo fare i conti con questo accordo con i medici di medicina generale e i medici di libera scelta. Sino a quando quelli sono liberi di fare quello che vogliono, come facciamo a fare una sanità pubblica intorno alla casa di salute o alla casa di comunità? Come facciamo? Glielo chiediamo in ginocchio? Bene, grazie. Allora, ci sono molti interventi, molte richieste di interventi. Darei la parola alla Lella Pelletti, che ha chiesto di parlare per l'ambulatorio Città Aperta. Se parli, vieni qua però. La dottoressa Pelletti la conoscete tutti probabilmente. Quindi buonasera. Io parlo esclusivamente di questo problema, che è quello degli stranieri senza permesso. Va bene. Degli stranieri senza permesso di soggiorno. La parola straniero, la parola migranti, assolutamente non solo non è comparsa nel piano sanitario regionale, ma spesso non compare neanche nei dibattiti. Allora, dobbiamo capire che in Liguria ci sono almeno 15.000 stranieri senza permesso di soggiorno. Tutti questi vengono assistiti attraverso un percorso molto complicato che forse conoscerete, cioè quello dell'STP, del permesso che viene erogato dalle ASL, eccetera, eccetera. Chi si occuperà di queste, per adesso, di queste persone si occupano le organizzazioni di volontari come Città Aperta, che è presente sul territorio da più di 20 anni, e come tante altre, Sant'Egidio, eccetera, eccetera. Adesso pensate se queste strutture di volontariato chiudessero. Ci sarebbe un afflusso al pronto soccorso 10 volte quello che c'è adesso. Soltanto il fatto di non tener conto di questo tipo di problema è una cosa terrificante. Io sono rimasta colpita così piacevolmente dal fatto che, grazie credo alla vostra iniziativa, al progetto di legge che avete presentato, è stata attribuita la tessera sanitaria e senza fissa dimora. Dico bene? No, perché mi fai così? Mi distruggo. Vabbè, insomma. Non so, non oso neanche pensare che questa cosa. Quindi
passerà. Allora, questo tipo di cose va portato avanti, perché sul piano sanitario regionale bisogna poter influire, bisogna poter avere un peso, certamente con il movimento, come diceva Bruno prima, ma anche con l'iniziativa istituzionale. Cioè, che si rendano conto che se questo problema non viene affrontato, si troveranno il pronto soccorso con degli accessi duplicati, triplicati, quadruplicati. E che comunque, cosa altrettanto importante, queste persone, tramite questo percorso assolutamente perverso dell'STP, che poi deve andare alla ASA, eccetera, eccetera, vengono comunque assistite. Quindi sono persone che hanno dei problemi di cronicità, problemi che hanno ricevuto dal Servizio Sanitario Regionale degli interventi ottimi, complessi, trapianti di midollo, trapianti di fegato, interventi al cuore, e che poi vengono abbandonati con la relazione dell'ospedale che dice rivolgetevi al medico di medicina generale. Ma queste persone il medico di medicina generale non ce l'hanno. Era solo questo. Grazie. Allora, abbiamo il piacere di avere con noi anche oggi un altro consigliere regionale, che è Ferruccio Sanza. Se avesse voglia di dire qualche cosa, ci farebbe molto piacere. Buongiorno a tutti, buongiorno. Ecco, no, io sono molto contento che ci sia tanta gente qui oggi, segno che il tema è il più sentito, direi, perché è un tema trasversale e che io credo ci interpella in una maniera fortissima, perché oltre al tema della vita è il tema della uguaglianza che stiamo affrontando, perché ci sono dei quartieri di Genova, per fare un esempio concreto, in cui si vive 4 anni, 5 anni meno che in altri. Io penso a un ragazzo, una persona della Valpolcevera, ha un'aspettativa di vita di 4-5 anni più bassa rispetto a quelli che ai ragazzi e ai miei figli che abitiamo nei quartieri del Levante, lo dico con una certa anche senso di colpa. Non ripeto quello che hanno detto i miei colleghi prima, ci sono molti punti su cui noi dobbiamo, che ovviamente ci creano preoccupazione. Penso alla questione dell'ospedale di San Pier d'Arena, che rischia di essere svuotato di tutte le sue eccellenze. Faccio un rapido elenco, giusto per darvi qualche piccola impressione mia. C'è degli Erzelli, che non si capisce bene che cosa sarà, senz'altro una grandissima spesa. La questione dell'ospedale di La Spezia, perché gli spezzini continuano a non avere un'assistenza sanitaria degna di questo nome, è un'operazione che rischia di dissipare centinaia di milioni di denaro pubblico, perché prevede degli interessi a carico delle ASL che sono assolutamente esortanti. C'è la preoccupazione degli abitanti di Cairo e di Albenga, per dirne soltanto due, ma anche zone che non hanno una struttura, si trovano con decine di migliaia di abitanti, penso al Benga, soprattutto nei mesi estivi, senza avere alcuna certezza su un piano serio adottato. Penso alla questione dell'entroterra. L'entroterra, adesso si parla tanto delle case della comunità, però l'entroterra si spopola perché? Perché non ci si può curare, in certi posti ci vuole più di un'ora per arrivare all'ospedale. E allora questo piano risolve il problema? No, diciamo, ci sono delle spese gestive, ma non c'è una soluzione. C'è la questione che sta tanto a cuore a molti della prevenzione. La prevenzione non esiste in Liguria. Oggi proprio qua c'è tra noi una persona che forse è Pierpaolo Rosso di Vita, che ci può raccontare un'esperienza terribile, 622 giorni di prenotazione per ottenere una colonscopia, che vuol dire sostanzialmente che se uno fosse malato tra 622 giorni non serve più assolutamente niente. Insomma, come dicevano alcuni colleghi, non conviene parlare adesso, perché questo piano è concepito, se andrà tutto bene, per quando saranno pronti degli ospedali che adesso non ci sono. Altri problemi che mi vengono in mente sono quello ovviamente del personale, perché qui non si parla di strutture, ma non si parla delle persone spesso che dovranno andare a lavorarci. E c'è ovviamente questa visione che favorisce la sanità privata, lo sappiamo, che ha finanziato il centrodestra abbondantemente. C'è la questione delle case di comunità che rischiano di diventare un modo per privatizzare perfino il medico di medicina generale, perché una buona parte, alcune sono state previste, ce ne saranno molte di più che saranno probabilmente affidate ai privati. Questo l'hanno già detto i miei colleghi. Una cosa che io però vorrei
dirvi, io sono arrivato in questo ambiente che è un ambiente amico, un ambiente in cui sulla sanità, sull'uguaglianza, credo la pensiamo tutti allo stesso modo, senza voler dire che abbiamo lo stesso orientamento politico, perché no, non sarebbe giusto, non lo so, non è il punto oggi. Ma la domanda che secondo me noi dobbiamo farci è, ma noi? Cioè, è facile, ci conforta poter dire che Toti è cattivo, ed è vero, in questo caso sta facendo una pessima politica sanitaria, e in questo caso non è in gioco solo la politica, è in gioco la vita delle persone, per cui è una cosa molto seria. Ma noi cosa abbiamo fatto in questi anni? Cosa stiamo facendo? Allora, io sono stato molto critico riguardo a tante scelte di politica sanitaria del passato centrosinistra. Penso alla questione del Galliera, penso alla questione del Felettino, in cui anche il centrosinistra aveva delle responsabilità, alla questione della sanità del Ponente. Penso ai tagli del personale che sono cominciati quando c'era ancora il centrosinistra. Penso alla questione delle poltrone dei direttori sanitari, che era una questione che non è certo che il centrosinistra fosse, diciamo, non avesse delle responsabilità, perché abbiamo cominciato anche nel centrosinistra quando era alla guida della regione. Detto questo, perché è inutile forse andarsi a fare degli esami di coscienza su cose che sono successe anni fa, però noi cosa possiamo fare? Allora, Bruno prima mi ha detto una cosa che io dico, ripeto, da tanto tempo, da mesi ormai. Ne abbiamo parlato anche con i colleghi, che sono in parte d'accordo, ci siamo confrontati in modo utile, abbiamo sentito anche dei sindacati. Allora, noi cosa facciamo? Noi accettiamo che una persona debba attendere 622 giorni per non avere un esame, che non si possano fare gli esami dei NEI, che in alcuni ospedali non si possa fare l'elettrocardiogramma con prova da sforzo. Noi accettiamo che in alcuni quartieri si vive 4 anni di meno che in altri quartieri. Noi siamo capaci di puntare il dito contro Toti e basta, o possiamo fare qualcosa di più? Ecco, io vi lascio, perché voglio cercare di mantenermi in tempi decenti, con questa idea che, ripeto, che abbiamo condiviso anche con alcuni dei nostri colleghi. Sono d'accordo, in Lombardia hanno fatto una grande manifestazione, ne stanno preparando un'altra, i Medici Democratici. Ci siamo sempre noi partiti a guardarci l'ombelico, a dirci la gente non ci sta delegittimando, la politica non ha più un ruolo, ma quale ruolo possiamo avere se non questo, il più importante di tutti, occuparci della vita delle persone, della loro salvezza in certi casi, dell'uguaglianza tra cittadini che vivono in quartieri diversi, e metterci anche la faccia, non fare una manifestazione partitica, ma una manifestazione civile in cui i partiti possano dare uno stimolo molto forte a questo. Se non è questa l'occasione, quando potrebbe essere l'occasione? Ecco, ci lamentiamo sempre, i partiti non ci riconoscono più un ruolo. È questo il ruolo, metterci la faccia e cercare di aiutare i cittadini, di aiutarli a fare rete loro, perché ci si possa ribellare a un piano sanitario, a un sistema sanitario che in questo momento fa sì che le persone siano costrette a vivere o a non vivere a seconda della loro estrazione sociale. Grazie. Grazie. Rispetto a quest'ultima cosa che diceva Ferruccio Sanza, e su cui io sono assolutamente d'accordo, c'è da intanto ricordare come questo tema sta prendendo, secondo me, sempre più piede tra le coscienze delle persone. La manifestazione di sabato scorso a Milano, unitaria, indetta da Medicina Democratica, è stata una cosa estremamente interessante in quest'ottica. Io credo che anche come cittadini, oltre che come rappresentanti istituzionali, dobbiamo farci un'autocritica. Dobbiamo essere in grado di parlare di più con le persone, dobbiamo essere in grado di parlare più la lingua delle persone che sbattono il muro e la testa contro dei muri quando vanno in pronto soccorso, quando hanno bisogno di un'assistenza, quando devono aspettare i 622 giorni, come diceva adesso Sanza, ma come diceva prima Tosi, per fare la colonoscopia. Per cui io credo che tutti questi problemi a poco stanno venendo al pettine, nodi che vengono al pettine. E la capacità nostra, cittadini e istituzioni, per cui io penso un percorso di collaborazione potrebbe essere molto utile,
sta proprio nella capacità di essere credibili nei confronti delle persone normali, di essere credibili che stiamo dicendo delle cose non per i nostri interessi spiccioli, noi come operatori della sanità, io ormai sono in pensione, per cui sono un po' fuori gioco, insomma, no? Però non per interessi di bottega, ma perché ci sta a cuore in effetti la salute della cittadinanza. Io ho ancora diversi interventi, se vuol venire Carlo della Casa Grande. Oh, io non parlerò di merito perché non è materia mia, quindi lascio a chi ne capisce. Volevo fare una richiesta non tanto ai consiglieri regionali quanto alle forze politiche, quindi ovviamente anche ai consiglieri regionali. Sinteticamente è questo. Io condivido molto il fatto, due cose che sono state dette dai tre consiglieri. Il fatto che noi dobbiamo attrezzarci per entrare nel merito di quello che il piano dice e cercare di capire se si riesce a proporre qualche cosa di più sensato, di meno insensato, ma contemporaneamente usare l'occasione del piano per ragionare su un modello e una prospettiva per la sanità a cui pensiamo. Queste due necessità da tenere insieme però si collocano in un contesto, in uno scenario che, da anni produce un processo di destrutturazione della sanità pubblica universalistica che avevamo costruito 40 anni fa, quanto diavolo è. Un processo a cui, come è stato detto, come non so come definirci, sinistra, centrosinistra, progressisti, cavolo ne so, ma comunque noi non siamo stati estranei, ahimè, proprio per niente. Allora, io sostanzialmente vorrei proporre alle forze politiche di farsi carico di due cose. La prima è quella di, rifondare nel tessuto sociale la capacità di produrre analisi di contesto e di dettaglio capaci di intervenire sulle questioni, diciamo così, tattiche contingenti, tipo il piano sociosanitario, per entrare nel merito e fare delle proposte alternative, ma contemporaneamente rifondare a livello diffuso nel tessuto sociale la capacità di misurarsi con la complessità a livello strategico. Quindi, ad esempio, rifondare la consapevolezza di un servizio sanitario pubblico universalistico, che cosa vuol dire, che cosa comporta. Banalmente, dico, diamoci da fare, mobilitiamo le strutture dei partiti contattando realtà come lo Zenzero che ha organizzato sta roba, Circoli Arci, Ampi, Bocciofile, cavolo ne so io, quello che volete, ma mettiamo in campo l'organizzazione delle strutture politiche per rifondare a livello diffuso nella cittadinanza la capacità di fare politiche su questioni specifiche. Questo credo sia una questione che, al di là dell'impegno dei consiglieri regionali sulla pratica specifica, sia una questione alla quale le forze politiche non possono più sottrarsi. L'intervento di quella signora. Allora, mi presento, sono Lorena Lucatini e faccio parte della segreteria genovese di Sinistra Italiana. E ribadisco in questa sede, con molti di voi abbiamo avuto modo già di sentirci, e il 18 febbraio, mi sentite? Perché il 18 febbraio Sinistra Italiana ha indetto un primo convegno a cui sono stati invitati, insomma, i presenti consiglieri regionali e le forze politiche di opposizione regionale, proprio per intraprendere un cammino di questo tipo. Intanto fare un'analisi, cioè una diagnosi di quello che era lo stato della sanità e del servizio sanitario nazionale e quello regionale.
è uscito ovviamente un quadro, come è stato ben delineato in questa sede, anche drammatico, e di conseguenza quel primo convegno voleva essere ed è ancora oggi una strada aperta affinché tutti i partiti posizione, quantomeno qui in regione, possano collaborare insieme sul punto della salute, perché, come ha detto anche Ferruccio, cioè la sanità è un elemento vitale per tutti, e di conseguenza occorre veramente fare rete e occorre fare meno discorsi ed effettivamente trovare una soluzione che riparta dal basso. Noi di Sinistra Italiana non abbiamo un consigliere o consiglieri regionali direttamente, diciamo, con la nostra sigla e neppure in comune. Però riteniamo che sia fondamentale questo lavoro. Lo abbiamo iniziato il 18 e lo stiamo portando avanti attraverso dei tavoli di lavoro sulla sanità. Abbiamo preso contatto anche con le varie associazioni sul territorio che si stanno occupando di questa materia. Riteniamo che sia fondamentale, infatti, rifare noi come partiti. Ferruccio ha detto cerchiamo di portare le persone in piazza o una cosa del genere. Io penso che invece non debba essere apartitica, perché i partiti devono tornare a riappropriarsi di questi temi, farsi loro portavoce, cercare di portare le persone in piazza anche con delle sigle, cioè partitiche, perché in fondo la politica e i partiti hanno proprio questa funzione, cioè coalizzare le persone. Prima di tutto bisogna iniziare ad informarle, quindi sarebbe opportuno, noi è la cosa che stiamo auspicando, tornare nelle piazze, tornare sul territorio e dare informazioni, perché guardate, quando si parla con le persone, purtroppo non qui che siano tutte persone informate del settore, del mestiere, ma c'è tanta ignoranza, c'è tanto pressapochismo, perché poi vengono date anche informazioni sbagliate, vengono dati spot, comunicazioni errate che la gente si beve. Quindi occorre fare informazione, tornare sul territorio e poi veramente scendere in piazza con manifestazioni per dire no a tutto quello che effettivamente ci siamo detti qua oggi, che non sto a ripetere perché l'avete ripetuto meglio di me. Il discorso sul servizio sanitario nazionale, prima ancora che regionale, parte da molto tempo, sono più di 10 anni che viene depauperati i finanziamenti al Servizio Sanitario Nazionale, sono stati tagliati in maniera incredibile, miliardi tolti. E quindi è impossibile, anche con questi miliardi tolti, che un piano sociosanitario regionale poi possa in qualche modo essere attuato veramente, cioè perché i soldi dati sono comunque troppo pochi, al di là poi dei soldi del piano del PNRR, perché in quel caso però si è già detto si va a incidere sulle strutture e non sul personale. Occorre veramente fare riferimento. Noi ci siamo, noi di Sinistra Italiana ci siamo mossi e ci siamo mossi proprio veramente chiedendo a tutte le forze politiche che per fortuna sono purtroppo all'opposizione, ma per fortuna hanno dei consiglieri che possono rappresentare i cittadini, per fare una manifestazione e lavorare in maniera unitaria sul piano sociosanitario regionale e nazionale dove si potrà. Grazie. Grazie. Sì, un attimo, c'è la Cinzia De Leo e poi interviene. Io sono un'infermiera, lavoro al Policlinico San Martino e tra l'altro mi dovrei occupare dal punto di vista progettuale della continuità assistenziale ospedale territorio, ma con grande fatica, perché il problema della carenza infermieristica praticamente me lo impedisce. Per quanto riguarda, diciamo, l'argomento del piano sanitario, sociosanitario regionale, io credo che sia più importante in questa sede, visto che mi sembra che ci siano tanti addetti al settore, cercare di sviluppare un'idea di sanità che vorremmo, perché
Come diceva anche prima la persona che è intervenuta prima di me, forse c'è bisogno di partire di nuovo dai territori. Io adesso ho avuto la fortuna di far parte di un'associazione che è l'Istituto Regge, di conoscere dei medici con cui ho collaborato in questi 2 anni, diciamo, in cui io mi sono avvicinata a questa associazione, e abbiamo cercato di approfondire il tema delle cure primarie e soprattutto il tema della salute nel concetto che si deve attribuire alla salute, cioè la salute, la comunità viene prima della salute, perché la salute è un bene comune che deve essere governata dalla comunità. Quindi per diciamo riaffermare quelli che sono i principi dell'833 e quindi dell'universalismo e quindi del coinvolgimento della cittadinanza e dei cittadini al governo del bene comune e quindi anche della salute, abbiamo iniziato a lavorare in un quartiere che è con grandi difficoltà, che è il quartiere del Lagaccio. E mi sento di fare questo riferimento perché è vero che esistono ancora delle associazioni che si occupano del bene comune, che cercano SPCGL, altri tipi di associazioni, che cercano di fare riqualificazione, rigenerazione urbana e poi di intervenire anche sui temi della salute, cercando anche collegamenti con amministrazioni locali, col comune, con la ASL, eccetera, ma con grande fatica. E mi viene da dire perché secondo me non c'è quella consapevolezza su che cosa veramente bisogna fare all'interno di una comunità, cioè il fatto che la salute venga prima di tutto molto spesso viene dimenticato, e viene dimenticato innanzitutto dagli amministratori, viene anche dimenticato dai politici. E quando si fanno delle manifestazioni, io ho assistito a una manifestazione, cioè una manifestazione, una riunione sul tema della funicolare, della funivia che vogliono costruire a Lagaccio, non solo della funivia, diciamo, era un'assemblea che richiamava tutti i cittadini a parlare dei temi più importanti della comunità. E quindi c'erano un po' di ovviamente i cittadini hanno partecipato pochissimo, c'era lo SPCGL, c'era qualche associazione e c'era qualche politico. La cosa che però mi viene da dire è che anche i politici che ci sono stati, secondo me, non sono stati presenti. Quindi bisogna, come dire, cercare di partire dal territorio, andare a spiegare cosa sono le cure primarie, chi sono gli infermieri di famiglia e di comunità. Io ancora adesso sento politici che chiamano infermiere di famiglia oppure infermiere di comunità, oppure parlano del decreto ministeriale 70 e non sanno che invece il decreto ministeriale 70 non riguarda, non è il decreto ministeriale 77 o altre cose che ho sentito dire oggi. Cioè bisogna, come dice anche Bruno, bisogna approfondire molto bene i temi e bisogna cercare di diffondere quelli che sono le informazioni chiare che i cittadini devono avere. E per esempio l'infermiere di famiglia e di comunità, tanto per dirne una, è vero, gli infermieri mancano più o meno 60-80 mila infermieri, da quello che dice la FNOPI, che è la Federazione Nazionale degli Infermieri, se consideriamo poi il dato europeo, cioè la corrispondenza tra quello che è, ne mancherebbero 250 mila, mancano 30 mila medici. E quindi c'è questa situazione e non è, e oltretutto è una situazione anche che sta peggiorando, perché gli infermieri, c'è una cosa che ha denunciato la FNOPI, che c'è una diminuzione degli iscritti all'ordine professionale. Questo significa che c'è una diminuzione delle persone che si iscrivono al corso di laurea in infermieristica, e questo è un dato veramente grave, perché considerando i pensionamenti tra 10 anni rischiamo che gli infermieri spariranno, e quindi probabilmente l'assistenza sarà, come dire, devoluta a operatori molto meno preparati e qualificati, e quindi sarà un grosso problema. Ma al di là di questo problema, io credo che, è vero, gli infermieri mancano, però quando si è all'interno di una direzione sanitaria, oppure quando si tratta di fare delle scelte a livello di direttori generali, a livello di ALISA, si dovrebbero decidere. Si può decidere che anche se sono scarse le risorse, si può decidere come vengono impiegate. Per cui se tu vuoi fare una sperimentazione fatta bene sull'infermiere di famiglia e di comunità,
decidi che un certo numero di risorse lo dedichi magari partendo giusto da un quartiere difficile. Inizi, vuoi, noi siamo a Genova, non abbiamo le comunità montane, le sperimentazioni che sono state fatte molto spesso riguardano comunità montane o paesini dove magari appunto i servizi non ci sono completamente, e quindi l'infermiere di famiglia di comunità può aiutare, cioè diventando diciamo colui che attiva le risorse, diventando il punto di riferimento per queste comunità e per il medico di famiglia e per tutti gli altri professionisti, può aiutare. Ma questo infermiere di famiglia di comunità potrebbe fare lo stesso all'interno dei quartieri, e anche perché ci sono quartieri tipo il Lagaccio dove i servizi sociosanitari sono completamente assenti, ma sono assenti da anni perché i consultori, non dimentichiamoci che sono stati completamente smantellati, per cui l'ultimo servizio di prossimità che ha visto il Lagaccio per esempio è credo fosse il 2014 che ci fosse ancora il consultorio, da allora non ci sono stati più servizi, poi non ci sono banche, non ci sono poste, vabbè, tutto il resto. Quindi direi che lì una sperimentazione con un certo numero di infermieri di famiglia si potrebbe fare. Ecco, io vedo per esempio, conosco un dirigente infermiere, un direttore di struttura complessa di Imperia, un direttore infermieristico, che al momento sta sperimentando nei tre distretti di Imperia, Ventimiglia e Sanremo, l'introduzione dell'infermiere di famiglia di comunità. E lì hanno assunto 36 infermieri di famiglia di comunità, per cui ne metteranno 12 per distretto con tutta una serie di altre strutture, eccetera. E quindi tenteranno questo tipo di sperimentazione, perché lì il loro problema è avere questi paesi che sono sempre di più meno popolati, senza servizi, e quindi l'infermiere di famiglia di comunità diventa diciamo effettivamente il riferimento più. Ecco, ora io mi chiedo, scusate perché non sono abituata a parlare in pubblico e quindi mi agito. Cioè io mi chiedo, sarebbe importante anche parlare con queste direzioni generali delle ASI, con questi direttori sociosanitari, cercare anche di capire se anche loro hanno un'idea di che cosa sono le cure primarie, perché anche il fatto che per esempio la ASL non si parla con i comuni non si parlano con le regioni, cioè quando parli di coprogettazione e devi fare un tavolo, io ho tentato di presentare un progetto che non ricalcava proprio le case di famiglia e comunità, perché sapendo che non c'era la possibilità di avere delle case cioè avere personale e avere delle strutture adeguate, ho pensato di presentare un progetto di microarea sociosanitaria assistente, che di fatto può essere un esempio di modalità di lavoro, perché all'interno della casa di famiglia e di comunità non c'è soltanto un problema di non è il contenitore che è importante, è come si lavora all'interno, perché la rivoluzione della casa di famiglia e di comunità è che è un dove il cittadino, diciamo così, può accedere per avere tutto, perché dovrebbe esserci praticamente sia l'assistenza sanitaria che sia l'assistenza sociale, dovrebbero esserci tutti i professionisti, e in più soprattutto la cosa importante è che la casa della comunità dovrebbe essere un punto dove poter coprogettare insieme agli operatori, insieme a chi gestisce diciamo la sanità e il sociale. Questa è la cosa fondamentale, cioè la coprogettazione è la base della casa della comunità, cioè la casa di comunità è un riferimento per tutti. E quindi l'idea era proprio di creare questa microarea sociosanitaria a partire da una piccola equipe che chiaramente come dire, avesse come riferimento sia l'infermiere di famiglia di comunità che uno o due medici di famiglia, ma questa cosa qui non siamo riusciti a farla, perché comunque non c'è neanche l'abitudine, cioè questo, non si ha neanche bene idea di che cosa significa coprogettare, ma questa idea non ce l'ha neanche, non ce l'hanno neanche le autorità, e questa è la cosa secondo me più, insomma, su cui bisognerebbe battere. Sì. Grazie, scusami tanto. Allora, io ho quattro interventi. Tanto vieni, tocca a te. Allora, un quinto intervento. Dopodiché, se siete d'accordo, io lascerei, scusami, te lo do subito, interromperei le cose in modo da dare la possibilità ai tre relatori di tirare le fila del discorso e in modo da concludere in un orario decente.
Quindi se c'è ancora qualcuno me lo dica, quindi adesso o mai più. Ecco, c'è un ultimo intervento. Sì, una semplice domanda ai consiglieri regionali. Poggio, io sono venuto qua con Lorella Folletti perché lavoro al Genova Città Aperta per i Cinieri, però adesso io avrei un'altra cosa da rilevare. Qua, se non ci fosse stata quella che mi ha preceduto, che ha citato la provincia di Imperia, nessuno di voi ha parlato di Sanremo, di Imperia, di Bordighera. Fellettino l'avete citato, San Paolo l'avete citato, Galliera, però come se oltre al Benga non ci fosse più nessuna da Ventimiglia a Sarzana citato. Sono anche due caselli autostrade. No, volevo ricordare che in Imperia c'è sempre l'eterno problema dell'ospedale fra Sanremo e fra Imperia. In certi reparti funzionano benissimo, certi altri sono stati smantellati. Non si sa cosa faranno dei due ospedali. C'è un flusso di persone di Sanremo che ormai si va a ricoverare a Bra, a Cuneo, perché hanno delle specialità che quale trovano solamente a Genova. Io faccio anche, oltre che lavorare alla Laica, faccio l'ematologo ai Cavalieri di Malta. L'altra volta mi è arrivato uno da Col di Rodi, si è fatto 140 km di autostrada col casino che c'è adesso nelle autostrade, perché da lì era l'unico ematologo che poteva dare un appuntamento ambulatoriale a Mars. Poi segnalo anche un'altra cosa, che era inaugurato l'ospedale di Bordighera, che è stato dato in gestione ai privati. Adesso non so se funziona o meno, può darsi che sia la solita cosa italiana che inaugurano e basta, però Imperia penso che... Poi è logico che di va avanti sempre Scaiono. Prima, se voi non ve ne occupate... Grazie. C'è il dottor Porcile. Grazie. Sono Gianfranco Porcile. Tre flash e una conclusione. Il primo flash riguarda un grosso problema, che è quello dell'antibiotico resistenza. Si è stimato che nel 2050 ci saranno più morti in Italia per causa dell'antibiotico resistenza che non i morti per cancro. È veramente un grosso problema anche dal punto di vista scientifico, però è la conseguenza del fatto che noi usiamo troppo antibiotici e li usiamo male, sia i cittadini sia i medici che li prescrivono. Su questo il piano sanitario regionale ho trovato che è assolutamente farraginoso. Vi leggo una frase che ho copiato di pari. Dalla fattiva collaborazione con il personale sanitario delle aziende sanitarie liguri, dell'università e stakeholder di altri enti esterni al servizio sanitario regionale, sono state individuate le linee strategiche di intervento e le azioni utili a perseguire l'obiettivo specifico e a soddisfare gli standard annuali previsti dai singoli indicatori. Questa è una frase che ho trovato sul problema dell'antibiotico resistenza. Ditemi voi cosa avete capito. Chiaramente è un'insalata di parole. Ecco. Quindi questo secondo me è un altro punto negativo che ho trovato ricorrente in questo piano, perché ci sono delle cose sbagliate, ma ci sono anche delle cose che sembrano delle prese in giro. Secondo flash è il fatto che, come dire, il nostro assessore alla sanità viene dal mondo del pronto soccorso, dell'emergenza. Quindi ho notato con piacere che c'era stato un approfondimento per quanto riguarda i picchi di afflusso nei mesi estivi causati dal turismo, eccetera. Questo mi è sembrato una cosa buona, una cosa seria. Quello che assolutamente manca è come affrontare il problema dei pronto soccorso, nel senso che chiaramente se non si trovano medici, o quelli che ci sono se ne vanno perché trovano delle soluzioni migliori da un punto di vista economico, dal punto di vista della qualità del lavoro,
il buon senso, se non la medicina, ci dice che devi agire a monte, quindi agire a livello dei filtri che devono essere fuori, quindi sul cosiddetto territorio. Quindi chiaramente soltanto lì si può pensare di risolvere questo problema e non dicendo il problema c'è perché i medici non si trovano e allargando le braccia. Terzo punto è quello che mi sta molto a cuore per così la mia passione ambientalista, si chiama verso strutture ecosostenibili. Ebbene, anche qui c'è l'insolito insieme di parole che non dicono nulla. Vi ricordo soltanto che, come tutti quanti noi cittadini abbiamo la nostra impronta ecologica, cioè causiamo la nostra quantità di consumo di risorse, la nostra quantità di inquinamento, eccetera, anche il Servizio Sanitario Nazionale, anche il Servizio Sanitario Regionale, ovviamente ha la sua impronta ecologica. È stato calcolato che di tutte le emissioni clima alteranti prodotte in Italia, il 4-5% è dovuto ai sistemi sanitari, quindi è una fetta molto importante, molto presente, molto abbondante direi, e qui si potrebbe, però il piano non ne parla, affrontare vari aspetti, dai rifiuti alla mobilità interna o esterna all'ospedale, alle strutture, no? Quando pensiamo di costruire ospedali nuovi, pensiamo non soltanto ai banalissimi, diciamo, pannelli fotovoltaici, eccetera, ma proprio a costruire delle strutture che siano in grado di assorbire meno risorse, quindi di essere più ecologiche, e così via. Il discorso dell'alimentazione può essere un altro campo. Quindi tutto questo io avrei voluto leggerlo nel piano, ma assolutamente c'è soltanto un capitolo e poi all'interno c'è il vuoto. Termino con una, come dire, una puntualizzazione che mi avrete sentito dire tante volte, ma secondo me è importante. Allora, diritto alla salute non è essere curati, diritto alla salute è non ammalarsi. Quindi questo vuol dire che dobbiamo agire sui determinanti di salute, sui determinanti di salute che sono i più importanti, sono quelli sociali, quelli ambientali. Quindi chiaramente quando parliamo di prevenzione va bene la prevenzione secondaria, quindi fare la mammografia, la colonoscopia e quant'altro, ma questa ricordiamoci sempre che è una prevenzione secondaria, cioè la malattia è già in atto. Quello che è importante e ci farebbe anche poi bene da un punto di vista delle strutture sanitarie è la prevenzione primaria, quella di intervenire o eliminando o comunque diminuendo le cause che sono presenti nell'ambiente o le cause sociali. Se questo è un piano socio ma anche sanitario, chiaramente dovrebbe affrontare molto di più questi aspetti. Grazie, naturalmente assolutamente sottoscrivo queste affermazioni di Gianfranco Porcile. C'era Pierpaolo Rosso di Vita, ecco, io poi chiudo gli interventi, sì, no, ti ho assegnato a te, perché se no non abbiamo il tempo. Io sono quello dei 622 giorni di cui ha parlato Ferruccio. Faccio velocemente. Diciamo, tutto quello che è stato detto qui stasera è pienamente condivisibile, però nello stesso tempo mi lascio un po' perplesso, perché fondamentalmente quello che sta facendo questo governo è quello che fa un governo di destra. Cioè, quindi non bisogna meravigliarsi per questo. Quello che bisogna chiedere, e quindi è chiaro che qui dentro, bene o male, sentendo queste cose, siamo tutti d'accordo, penso che nessuno la pensi diversamente da quello che hanno detto i tre rappresentanti della regione. La domanda che dobbiamo porci, secondo me, è che cosa noi possiamo fare, non dico per evitare, ma quantomeno per ostacolare, cioè quali sono le azioni reali che noi possiamo assumere per contrastare questa tendenza. Perché purtroppo, per esempio, io prendo a riferimento quello che diceva veniva Boschi, che diciamo il problema delle file, no? delle liste d'attesa. Allora, qualche cosa secondo me si può fare. Io ho provato a farlo personalmente e diciamo Ferruccio lo sa. Io, non riuscendo a fare una visita qui a Genova, sono andato in Toscana e ho scoperto che in 10 giorni ho fatto la visita. Dopodiché sono venuto qui e ho scritto... Com'è?
No, 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 no. Comunque diciamo in Toscana, la Toscana la conosco, cioè in Toscana i tempi di attesa sono quelli. Cioè, allora che cosa ho fatto? Sono tornato qui e ho scritto in regione. Ho detto, scusate, ma com'è che in Toscana in 10 giorni mi risolvono il problema e qui no? E poi oltretutto ho fatto l'esempio della coloscopia, perché la coloscopia non è che io posso, siccome richiede una preparazione, non è che posso partire e farmi 4 ore di viaggio per poi arrivare lì. E ho saputo finalmente che adesso, diciamo, quando si chiama al CUP, diciamo, loro ti devono dare per forza obbligatoriamente una data. E io l'ho fatto. La coloscopia l'ho chiamato, telefonato, adesso non mi ricordo, 3 giorni fa, 4 giorni fa, 16 dicembre 2024. Non è uno scherzo. Al che ho scoperto, grazie sempre all'informazione, anche parlando con Ferruccio, che esiste una legge, la legge 124 del 98, i commi 12 e 13, che dicono che se l'ASL non riesce a dare la prestazione in tempi ragionevoli, si può chiedere una prestazione intramenia e a carico della struttura sanitaria. Quindi io ho ripreso carta e penna, ho riscritto una PEC a Toti, insomma, a tutti quanti, e ho chiesto qual è la procedura che devo seguire. Allora, che cosa voglio dire con questo? E chiudo. Secondo me un'azione che si può fare, oltre a quella di sviluppare, di criticare, di sviluppare un nostro piano, è di individuare delle azioni che noi possiamo attuare a livello personale o anche a livello diffuso, perché secondo me se tutti quanti cominciano ogni volta, anziché avere un atteggiamento remissivo, che è quello che oramai ha la maggior parte della popolazione, cioè la maggior parte dei cittadini, quando telefonano e questi gli dicono non c'è niente da fare, accettano questa situazione. Allora, se noi cominciamo ad avere questo atteggiamento e a suggerire questo atteggiamento, cioè ogni volta che c'è qualche cosa che non va, abbiamo una soluzione, benissimo, la portiamo avanti. Ad esempio, quella, cioè io immagino che cosa succederebbe in regione se cominciassero ad arrivare 500, 1000, 1500 PEC che dicono, allora, è successo questo, questo e questo, come la risolviamo? È una maniera come un'altra, a mio parere, da parte di gente tutta quanta più o meno che fa capo alla stessa area, di cominciare a riavere un po' di presenza sul territorio e forse anche un po' di incisività maggiore. Allora, ci sei tu? Naturalmente, cioè, rispetto a quest'ultima proposta, cioè, io ho qualche perplessità, nel senso che la libera professione dei medici e l'attività dei medici ospedalieri intramenia è, secondo me, crea conflitti di interesse con il funzionamento della sanità pubblica. E questo qui però è un problema difficile, lo butto lì e magari lo cercheremo di approfondirlo. Scusami. Sì, sono Amedeo Gagliardi. Cioè una domanda che io mi faccio e che vi faccio anche a voi è come mai la gente non si incazza? Cioè, secondo voi? Cioè, perché obiettivamente, cioè, tutto... è una domanda seria. Non è così semplice da... Sì, è una domanda seria, secondo me. Cioè, con una risposta molto complessa. Perché negli ultimi 20 anni... diciamo la questione salute è diventata solo una questione personale, individuale, anzi direi, cioè solo una questione individuale, cioè non è più un'infrastruttura, diciamo, che aiuta il cittadino a essere più uguale, e quindi diventa un discorso dove tutti quanti dobbiamo esigere qualcosa. No, non funziona più così. Cioè, ognuno è remissivo, come diceva il Signore. Cioè, si diventa remissivi. Questo è il punto. È tutto. E la questione della salute è diventata davvero una merce che si vende, e che qualche volta allora bisogna recuperare politicamente questo discorso, collettivamente. Perché secondo me... Ma non è questione solo di incavolare, è di ricostruire un ragionamento attorno all'articolo 3. La Repubblica rimuove gli ostacoli affinché tutti diventino pienamente cittadini. Questo è il punto. Allora, al di là, cioè, invece è diventata una questione tecnica,
Infatti poi il sociale è sparito, l'integrazione è sparita, la cultura dell'integrazione è sparita, l'ambiente è sparito, la prevenzione è sparita. È rimasta che cosa? La prestazione. La prestazione, erogare prestazioni, prestazioni spesso inutili, lo dico ai medici, spesso inutili, come gli antibiotici, poi alla fine, e questa è diventata la salute. Allora, qui bisogna recuperare un discorso serio, importante. Che cos'è? Io speravo dopo la pandemia, siccome abbiamo costruito dei comportamenti attorno a una pandemia, non delle prestazioni e dei comportamenti collettivi, ci fosse un ragionamento. Niente. Poco, perché obiettivamente i partiti sono molto deboli, ve lo dico, non perché vi voglio bene, vorrei i partiti, ma cazzo, dove cazzo sono ogni tanto. Allora bisogna che recuperiamo un discorso collettivo, quello che diceva Carlo, nelle varie sedi, nei vari circoli, i giovani di questa roba qua non ne sanno niente. Ecco, io dico, quindi la domanda che vi faccio è: tutta questa cosa qui, questo degrado, e la gente non si incazza, come mai secondo voi? Grazie mille. Allora, io ho ancora tre interventi e li direi, poi chiudiamo in modo da dare la parola allora c'è il dottor Benzano. Mi associo in pieno a chi mi ha preceduto, così facciamo più presto a parlare. Perché volevo sottolineare proprio il fatto che se abbiamo ancora un barlume del sistema sanitario nazionale universalistico, è perché ci sono stati dei movimenti culturali, sociali e politici, sindacali, che l'hanno voluto, non è più voluto dal cielo. E poi c'è stato un movimento che è partito anche all'interno di chi prima partecipava a quei movimenti, che in qualche modo l'ha un po' distrutto. Quando abbiamo cominciato a dire che le unità sanitarie locali sono aziende anziché unità di assistenza sanitaria. Stringi. Secondo, è una domanda di informazione. Nel piano sanitario, noi ne abbiamo visto tanti, io credo pochi piani sanitari, ne abbiamo visto tanti scritti. Poi le uniche cose che abbiamo visto realizzarsi dei piani sanitari è stata riduzione di personale e riduzione di posti letto. Allora io domando, in tutte queste cose che vengono dette, Bruno la spiegate bene, questa tecnocrazia che è vero, che riguarda soprattutto il problema, come diceva lui, dell'assistenza alla fragilità e alla cronicità, che porta via un sacco, sono i due terzi di quello che è l'assistenza, quello che è le cure, la prevenzione, queste cose qui, è un altro discorso che va complementato. Ma di fatto lo so che bisogna prevenire per non ammalarsi, ma se si vive tanto, bene o male si diventa fragili, e quindi si ha bisogno di questa rete di assistenza della fragilità, si diventa fragili e soli. Allora io domando, in tutte queste cose qui c'è anche scritto vicino un impegno di spesa per queste attività, cioè quanto si vuole spendere per fare gli ospedali, allora quanto si spende per mandare avanti queste cose? Perché io mi domando, vale la pena spendere un sacco di soldi per fare l'ospedale degli Erzelli, per fare queste cose qui, e anziché l'ospedale Galliera, queste cose qui, anziché migliorare quello che c'è e utilizzare un po' di soldi per implementare queste attività di rete socio-assistenziale, prevenzione e quant'altro? Perché se non andiamo a vedere l'argent, facciamo dei bei discorsi. Sono due interventi. Sono argomenti che sono stati trattati. Allora, mancanza di medici e di infermieri in Liguria, ma in tutta Italia. Ok, ma com'è che il privato li trova per le sue strutture? È una domanda che vi faccio. È un problema vero di mancanza o è un problema economico oppure ancora un problema di turni
di stress da lavoro, è un problema di questo genere. Comunque mancheranno, ma se li trovano i privati si possono trovare. Allora, la Liguria, la regione Liguria è in rosso per i debiti con altre regioni, perché appunto la gente si va a curare in Piemonte e da Spezia, dalla provincia di Spezia va in Toscana. Questo piano, e comunque non concede risorse per il personale, solo per le strutture. Poi un'altra cosa, la prevenzione. Abbiamo sentito dal ministro, e peraltro viene dalla università, non ha nessuna esperienza di medico, di clinico, che ci sono delle prestazioni inappropriate, risonanze, eccetera. Allora, prima domanda, dove va la prevenzione? Perché quello significa appunto prevenire la malattia. Seconda domanda, ma secondo voi uno si va a fare la TAC che deve entrare nel tubo, la risonanza del tubo, la colonscopia, è un esame invasivo, così, ma per piacere. E allora dico un'altra cosa, psicologo di base. In Campania ce l'hanno, eppure la Campania non è una regione per la sanità di eccellenza come la Toscana e l'Emilia. Ce l'hanno in Campania, in qualche altra regione, guarda caso, del sud. Ma non è meglio avere lo psicologo di base invece di dare dei contributi, dei bonus di 600 euro, che vorrei sapere a cosa servono, perché comunque io sono sia farmacista che psicologa. Comunque 600 euro vanno via in pochissime sedute. Vi dico, bisogna informare sulle differenze tra mantenere un servizio pubblico e affidarsi a un servizio privato. Io purtroppo per molti anni ho vissuto in Lombardia, quindi ho assistito alle riforme, tra virgolette, le stiforme di Formigoni, quindi alle convenzioni con le strutture private, eccetera. E purtroppo la gente era contenta perché di fronte ad aspettare dei mesi per una prestazione andava nella struttura e poi i giorni dopo aveva la prestazione. Allora bisogna informare, perché le persone tante cose non le sanno, c'è una differenza. A noi chiedevano, ma che differenza c'è, io sono stata farmacista pubblica, tra le farmacie pubbliche e private? Vabbè, vaglielo a spiegare, la differenza è sostanziale. E bisogna informare, perché ora c'è una mala informazione, cioè questa giunta di destra è perversa su certi canali e vende le sue decisioni come decisioni fantastiche. E poi sul fatto della remissività, voglio dire, scusate, ma la gente non va più a votare, la gente è scazzata veramente, cioè non ci crede più. È per questo che la politica deve riappropriarsi della politica. Ecco, la politica è l'arte del governo delle città, dal greco. Basta. Grazie. C'era qualcuno? Sì. Sì, buonasera a tutti, sono Elisabetta, sono un'infermiera del Galliera, delegata RSU. Volevo dire solo questo, non si trovano gli infermieri. Allora, c'è una fuga verso il privato, perché quotidianamente sappiate che nel pubblico i diritti degli operatori sanitari sono continuamente calpestati e quindi noi facciamo la grandissima fatica a mantenere questi diritti. Questa è la prima cosa. La seconda cosa che vorrei dire, sapete tutti che stiamo forse per uscire da una pandemia definitivamente. Gli operatori sanitari sono passati da essere eroi ad essere bersaglio di continue aggressioni sanitarie, e questo è dovuto al fatto che la tensione nella sanità pubblica è enorme per tutti i problemi che voi avete appena rappresentato. Solo questo,
Ecco perché c'è la fuga verso il privato. Gli operatori si sentono intanto pagati meglio, anche se, è certo, anche se i diritti vengono meno, almeno sono pagati meglio e sicuramente non hanno un pronto soccorso, non sono in prima linea e quindi sono anche più protetti. È bene saperlo. Scusate se mi sono permessa. I cittadini non hanno servizi essenziali come pronto soccorso. Sì, io rubo meno dei 4 minuti perché intanto parto da un presupposto che il Servizio Sanitario Nazionale, quello ligure in particolare, sono molto vicino al punto di non ritorno. Un progetto di 200 pagine significa che decidono di portarci a spasso per 3-4 anni, dopodiché della sanità pubblica non resterà più nulla. Gli elementi evidenti di questa cosa sono all'attenzione di tutti. Ora, qualcuno si chiede perché la gente non si incazza. Io penso che la gente non si incazza perché molto spesso si trova di fronte da sola a un problema magari piccolo, ha l'offerta della sanità privata che ti fa un euro in meno e allora diciamo la cosa, ormai siamo nella fase della dispolitica. Insomma. Da una parte i partiti, scusatemi la franchezza, non riescono a uscire dalle sedi istituzionali e ci sarebbe invece un gran bisogno di ricostruire un flusso di sinistra che ritornasse sul territorio. Non soltanto i partiti, anche le strutture sociali. Ma certo è che, come dire, la gente magari si arrabbia un po' di più se si trova di fronte a una colon con un appuntamento a 600 giorni. Ma mi chiedo, ma in casi così, noi che dovremmo scrivere un bignami, non 200 pagine, un bignami, mettendo insieme 4-5 punti rinunciabili per difendere la sanità pubblica. Non si può fermare noi, aprendo un discorso difficilissimo perché oggi siamo anche in una fase di esplosione dei neocorporativismi, ma con il, diciamo, il sistema medici, ospedalieri in modo particolare, il blocco delle intramedie, perché è chiaro che o l'affronti così nella fase della contingenza oppure io mi trovo a scegliere se fare una colon tra 600 giorni o andare dallo stesso medico che me la fa 2 giorni dopo e gli devo dare. Ora, qui non si tratta di creare delle, come dire, dei nemici, si tratta di aprire un confronto ma anche tra medici e medici, perché da una parte ci sono i medici di medicina generale che hanno rinunciato al loro obiettivo fondamentale, quello di essere della presa in carico, e sono diventati degli scribi, fanno le ricette e il discorso finisce lì. Dall'altra ci sono i medici che sono ospedalieri, non c'è un ricambio, un collegamento tra di loro. Tra i medici di medicina generale o i pediatri di libera scelta si è rifiutata l'ipotesi di consorziarsi in gruppi per tenere aperti gli studi per almeno 6 giorni alla settimana. Allora, queste cose io credo che vadano riproposte senza, diciamo, lascia di guerra in mano. Ma occorrerà aprire un confronto con la FIMG, con i medici in generale e ragionare su queste vicende. Attenzione perché oltre a questo diciamo revanchismo del neocorporativismo, in questi giorni c'è anche un attacco fortissimo di banche e di assicurazioni che ti propongono la polizza vita o la polizza salute. Paghi dei soldi, poi magari ti dicono anche che se hai più di 70 anni come me sei fuori, quindi sei
Allora io credo che bisogna far ripartire un movimento che metta insieme le forze di sinistra, rinunciando a, come dire, chi conta un po' di più, chi conta un po' di meno, insomma, il nostro vizio maledetto, e le forze sociali, e rilanciare un piano semplice, fatto di 4-5 punti, ma che sia comprensibile, che sia, come dire, possibile portarlo alla gente nei quartieri e fargli aprire gli occhi. Poi magari qualcuno si incazza un po' di più. Grazie. Grazie. Ringrazio quest'ultimo intervento perché ho messo il dito in una piaga molto, molto difficile da curare. E da curare però è una piaga. Scusate, velocemente. Scandolo CGL. Qualche tempo fa, con piacere, le organizzazioni sindacali confederali sono state invitate dall'opposizione politica in regione e si è detto che volevano ragionare con noi sulla sanità perché, come dire, è la parte importante del bilancio, ma è un argomento sentito e una necessità che anche nella nostra regione c'è. E quindi, come dire, insieme abbiamo anche pensato che ci confronteremo per intervenire nei confronti del piano sociosanitario. E io penso che sia positivo che comunque le forze di opposizione vadano tra la gente e comunque all'interno del territorio a parlare del piano. Come organizzazioni sindacali però gli abbiamo anche trasmesso una preoccupazione, diciamo, più alta nei confronti del sistema sanitario nazionale, perché lo ha detto qualcheduno che è intervenuto prima di me, da anni è definanziato. E anche il DEF che sta andando in questo momento allo studio del governo non prevede incremento economico. Significa che gli operatori pubblici della sanità non avranno i soldi per il rinnovo contrattuale. Ora voi capite, in un momento come quello di oggi, dove il rinnovo contrattuale direi che è fondamentale per ognuno di noi, diventa pleonastico pensare la vita che faranno gli operatori, sapendo che se non c'è l'intervento economico per il rinnovo, non c'è neanche l'intervento economico per provare a mettere quel po' di personale che manca, che non è poco. E questo, ahimè, mi dispiace dirlo, non è da imputare solo a questo governo, perché comunque le case di comunità, i soldi del PNRR vanno in strutture, ma anche il governo precedente non aveva previsto dei soldi affinché ci fossero delle persone che poi vanno a lavorarci dentro e che si occupano dell'organizzazione di queste strutture. Il PNRR sì, ma se io sono un paese che accetto quei soldi e penso di utilizzarli, tra l'altro diventeranno debito pubblico, quindi poi la collettività pagherà, devo anche prevedere come farli funzionare. E se io sono sotto organico sul sistema sanitario nazionale che c'è oggi, si aprono nuove strutture, chi ci metto dentro, con quali soldi? Ora, discorsi anche un po' banali, ma questo per dire che poi nei confronti del sistema sanitario nazionale, lo diceva, dov'è? Il mio amico di quarto, Gagliardi, e voglio dire Amedeo, la pandemia non è servita a nessuno, perché se no forse ci saremmo trovati, ad esempio, a vedere i nostri medici di medicina generale, come avevamo noi chiesto come CGL, scusate, faccio un po' di propaganda, essere dipendenti del sistema sanitario nazionale, perché se pensiamo che siano fondamentali per utilizzare e rendere vitale la medicina territoriale, che onestamente ci sono delle regioni che stanno anche meglio di noi, ma non è un qualche cosa che in Italia ha mai preso campo, e con questa figura che tu lasci a sé stante ci farai degli accordi in qualche regione se per caso ci sono dei soldi a disposizione. Questo per dire che poi all'interno del piano ci saranno da fare degli interventi e non ce la possiamo cavare con la speranza che faccia la fine del piano precedente che non è stato realizzato. Perché nel frattempo il sistema sanitario nazionale, anche qua da noi, non regge più. Quindi se io questa sera non mi sento tanto bene, qua in cima ci sono 100 persone più o meno dentro all'ospedale che se ci arrivo prima o poi farà qualcosa per me. È uno dei pronti soccorsi, direi, più efficienti che abbiamo in Regione Liguria. Quindi questa è la situazione quotidiana
della nostra sanità. E è giusto che si studi, che si parli, noi l'abbiamo fatto per degli anni, se volete vi possiamo mettere a disposizione anche dei professionisti. Poi però se vogliamo coinvolgere le persone, l'abbiamo noi come organizzazioni sindacali detto già un po' a loro, bisogna trovare qualche punto che faccia pensare che è bene collettivamente cominciare a difendere il nostro sistema sanitario nazionale per avere l'efficienza di quei servizi, che potrebbe anche non interessarmi personalmente, ma mi rendo conto che se viene riorganizzato ci rende la vita possibile e la cura a ognuno di noi. Quindi noi però ripeto, secondo me con dei punti qualificanti, anche con parole molto semplici, perché oggi viviamo in un modo, e prima fare un po' di strada in mezzo alle persone. Noi faremo le assemblee sui posti di lavoro, perché comunque il nostro segretario ci ha detto che bisogna lavorare e ritornare dove ci sono le persone. E faremo delle manifestazioni, per adesso unitariamente, ne faremo 3 in Italia, perché è così, perché chiediamo che il DEF si occupi anche di sanità e di altre cose, e insieme, secondo me, sul territorio sarà assolutamente possibile, però ripeto, con veramente parole semplici e coinvolgimento di tutti, quindi anche degli operatori che stanno lavorando, perché sennò diventa una necessità di servizio. E allora poi se si parla di servizio immagino che a qualcheduno non gli importi se è pubblico o privato quello che gli porto a casa. Perché io ve lo dico qua, non vorrei che domani girassimo ulteriormente l'interruttore, la colonoscopia la facciamo dal privato, magari non quella molto pericolosa, ma l'altra, e continuiamo a erogare soldi ai privati e in qualche modo azzeriamo, abbassiamo le liste d'attesa. Ecco, questo non dovremmo permettere che avvenga, perché abbiamo capito che se o sosteniamo il servizio sanitario nazionale o altrimenti poi il privato la prossima volta fa quello che gli conviene, perché loro sono lì per questo, mentre il sistema sanitario nazionale è lì per altro. Grazie. Allora ringrazio quest'ultimo intervento anche per l'informazione che io non avevo e che la CGIL nel suo insieme sostiene il fatto che i medici di medicina generale siano dipendenti, perché io l'avevo saputo soltanto per la funzione pubblica CGIL, invece all'interno mi fa molto piacere averlo sentito. Allora, ci sono stati, io ringrazio tutti gli intervenuti e tutti i presenti, evidentemente il tema prende veramente il cuore delle persone. Molti stimoli, potete tirare, provare a tirare. Io una cosa che secondo me potrebbe essere utile è un lavoro, diciamo, più di approfondimento, più di analisi, più di proposta che duri nel tempo, in cui i cittadini e i rappresentanti istituzionali lavorino insieme. Se fosse possibile, non si sa. Allora, intervengo per primo io, ma perché devo per forza di cose tornare a casa velocemente. Intanto chiedo scusa per aver confuso il DM70 con il 77, ma penso che qualche confusione si possa fare. Parte le battute. Noi abbiamo avuto una grossissima difficoltà dall'inizio di questa 11ª legislatura, che iniziò ufficialmente a novembre del 2020, fino a 5 mesi fa, perché per noi era impossibile, a voi sarà strana sta cosa, ma era impossibile confrontarsi con chi era l'assessore alla sanità, e quindi mi riferisco all'attuale presidente di regione. Perché dico questo? Dico questo perché su 36-38 sedute di commissione sanità il presidente di regione si è presentato 3 volte.
Quindi l'azione legislativa, normativa all'interno dell'Assemblea della Liguria purtroppo è stata bloccata e non c'erano margini di neanche trattativa, no? Perché poi sappiamo bene che nella politica c'è anche la parte del cosiddetto compromesso, che se è fatta in buona fede io non ci vedo niente di male. Adesso abbiamo un nuovo assessore da 5 mesi, che è Grattarola, che chiaramente è un tecnico, diciamo, è un tecnico come può essere per un governo di natura tecnica, però ovviamente deve seguire le linee guida sulle quali ovviamente ha iniziato questa legislatura il presidente Toti. Per noi questa è una differenza importante, perché con l'assessore Grattarola comunque si dialoga. E questo già è, come dire, molto, molto positivo rispetto al predecessore. Ci tenevo a fare questo passaggio, perché ovviamente le sedute delle commissioni, tutte le commissioni, non solo quelle della sanità in Regione Liguria, non sono pubbliche. Quindi chiunque di voi non può vedere e sentire cosa succede lì dentro. E anche questo potrebbe aprire un dibattito sui diritti e trasparenza di un ente. Comunque, chiudiamo questo capitolo. L'estremo ponente non è dimenticato. Non sembra dimenticato, ma non lo è. Io diverse volte, ma anche i colleghi sono stati sul territorio, abbiamo dei contatti diretti con gli operatori, ma anche le diverse associazioni presenti sui territori, che ci informano e ci rendono partecipi della situazione quando magari passa anche un periodo senza andare a prendere visione con i propri occhi della situazione. Lì c'è il tema dell'ospedale unico. L'ospedale unico tocca diverse sensibilità all'interno dell'opposizione, lo dico molto francamente, Luca lo sa. Noi abbiamo un pensiero diverso su quel tema. L'ospedale di Bordighera è stato firmato il contratto con il gestore privato, ma io non penso proprio che quello che è stato promesso verrà mantenuto, un pronto soccorso gestito da privati. Io non l'ho mai visto. Anche come l'Humanitas a Rozzano, però non so il contesto dell'Humanitas a Rozzano, però per quello che mi hanno detto tutti quanti, il pronto soccorso fa perdere solo dei gran soldi e non incrementa, diciamo, gli utili, che poi sono la parte fondamentale, perché il privato sappiamo che non fa niente per niente. Beneficenza è una parola che proprio non esiste. E, ci sono molte cose nel piano, molti dettagli, molti particolari, ma io resto convinto di quello che vi ho detto all'inizio del mio intervento. I problemi sono la mancanza del personale, che è ovviamente è un problema nazionale, ma tra il 2000 e il 2022 noi abbiamo formato 18.000, se non ricordo male, scusate. Abbiamo formato, no, ho sbagliato, 180.000 professionisti che sono andati all'estero. Non dal privato in Italia, sono andati all'estero. Quindi noi abbiamo avuto, oltre il danno, la beffa. E questo è un dato che deve far riflettere tutti quanti. All'estero c'è la meritocrazia, quella che servirebbe per nominare i vari direttori delle ASL, o anche se sia un insieme, un dato macro. La meritocrazia, quella che servirebbe per nominare i direttori delle ASL, o magari anche i primari, perché sappiamo benissimo che purtroppo a seconda di chi governa si guarda, diciamo, agli amici degli amici, diciamola così.
molte volte non si fa quel percorso meritocratico e quindi magari si danno in mano aziende sanitarie a persone che non hanno le qualifiche, non hanno la formazione adatta a gestire un'azienda sanitaria che purtroppo ormai ha preso la piega del business. Perché tra l'altro questa giunta ha normato in modo differente il riconoscimento dei fondi che daranno alle ASL, cioè le ASL sono obbligate a raggiungere X obiettivo dato dalla giunta, altrimenti perdono parte dei finanziamenti che vengono riservati a loro. Quindi, ripeto, all'inizio del mio intervento, la cosa che va risolta e nel piano sociosanitario non se ne parla, sono le liste di attesa. Questo è il problema numero uno che ognuno di noi ha a che fare quotidianamente. Cioè non si può immaginare di finire nel fare assicurazioni, non si può finire nel pensare se hai soldi ti curi o fai prevenzione, se no no. Per me questa è la situazione più delicata e totalmente assente in questo piano sociosanitario, perché non c'è proprio scritto come vogliono abbattere le liste di attesa. Non c'è scritto come si vuole anche diminuire, dimezzare le fughe verso le altre regioni, perché comunque ad oggi noi paghiamo 50 milioni di euro di fughe, 55, come sei pignolo, 55 milioni di fughe verso altre regioni. In questo piano queste soluzioni / risposta a questi problemi non ci sono. Io in 7 anni di consigliere regionale ho capito che più produci carta, più fai discorsi, serve soltanto anche per distrarre un po' la massa da quelli che sono i problemi. Ci vuole più pragmatismo, ci vuole anche più semplicità nell'affrontare i problemi e sul tema della, come dire, coinvolgimento del cittadino, dell'associazione, io non ci vedo niente di male, anzi speriamo che succeda presto, ma non perché voglio vedere la gente in piazza che torna a fare come faceva Beppe a dire il vaffanculo, ma perché ci stanno schiacciando su tutti i fronti, tutti i diritti dei lavoratori, che diceva l'operatrice sanitaria prima nel suo intervento. Cioè qua poco a poco ci stanno togliendo tutto quello che, tra l'altro, cose per le quali i nostri nonni genitori hanno lottato per una vita. E questo è totalmente inaccettabile. Restiamo, per quanto ci riguarda, sul piano sociosanitario, sarà un lavoro corale, indipendentemente dalle varie sfumature, perché, lo dico senza problemi, su molto ci troviamo, ma è innegabile che su alcune cose abbiamo pensieri diversi, ma penso che faccia come in tutte le coppie. Però è normale, penso che sia normale nel dibattito politico avere idee diverse, però c'è una differenza. Qua c'è il massimo rispetto l'uno tra l'altro, l'uno con l'altro, e anche se abbiamo idee, pensieri diverse, comunque alla fine ci vediamo, ne parliamo e cerchiamo una soluzione. Quindi questo è anche, come dire, un invito a chiunque di voi voglia dare il proprio contributo, come ha fatto questa sera, perché molti di voi sono all'interno del sistema sanitario e le vostre voci ovviamente non possono che essere un contributo ulteriore alla nostra attività. Ripeto, l'attività legislativa ha il suo grande limite, 19 contro 12. Grazie.
basta invitare. Il pubblico può entrare? No, allora. No, vabbè, non faccio. Allora, cerco di stare per flash, vabbè. Il principio per cui le commissioni sono chiuse è lo stesso principio per cui le commissioni parlamentari sono chiuse, quindi non c'è una polemica, diciamo, quindi sono luoghi di lavoro, quindi non c'è la presenza del pubblico. Quello è il meno, ecco, diciamo. Se invece le sedute del Consiglio sono pubbliche, e quindi tutte le volte scriveteci, perché quando si parla di un tema che interessa i cittadini, avere il pubblico aiuta. Perché, diciamo così, poi noi, ognuno di noi sta in una bolla, e quando è come quando sei a scuola, dopo 5 anni che stai con i tuoi compagni di classe, c'è questo abbassamento della tensione, invece la presenza del pubblico, la presenza di chi osserva, crea anche un po' una risposta migliore. Allora, io vado per flash rispetto alle cose che sono state dette. Tutti confidano nel fatto che io sono lungo di periodo. Alle 8 finisco. Allora, metodo e autonomia differenziata. Io ripeto fino alla stanchezza che noi dobbiamo fare una battaglia di questo tipo. La discussione sul piano sociosanitario è uno strumento per una discussione sulla sanità in Liguria. Perché se noi discutiamo del merito singolo, cosa che noi faremo, perché ci inventeremo formule di ostruzionismo e di discussione che daranno sfoggio a tutta la nostra fantasia in aula per fare casino su questo. Ma il tema non è quello che c'è scritto in questo piano, non è solo questo. Ma è lo stato della sanità in Liguria e un decalogo per una buona sanità che dobbiamo costruire sulla base della discussione che facciamo qui, che facciamo fuori, che facciamo con gli operatori sanitari, che facciamo con i sindaci, che facciamo in tutta la società ligure nei prossimi 2 mesi, 3 mesi. Anche perché noi non sappiamo neanche quando verrà portato in giunta, in consiglio. Ad oggi lo stanno facendo vedere a tutti, poi quando ci faranno sapere qualcosa lo illustreranno. Lui è il vicepresidente della Commissione Sanità, non l'abbiamo ancora illustrato in Commissione Sanità. Vabbè. Quindi il tema centrale è usare questi 2 mesi per fare una discussione politica sulla sanità ligure che vogliamo. E sono d'accordo sul fatto che noi dobbiamo costruirci un decalogo di principi che abbiano questi i temi che sono in parte contenuti anche nel DM 77, cioè nella parte della medicina territoriale che l'abbiamo fatta noi, perché avevano un modello globale di gestione della sanità, che vengono presi, burocraticamente inseriti qua dentro e che non dialogano minimamente con un modello di sanità che è ancora ospedalizzato, diciamo così, aziendalizzato, monetizzato fino all'ultima prestazione, e che non c'entra niente con quello fuori. È come fare, mettere insieme l'acqua con l'olio. Il problema di questo piano è questo. Usano risorse e idee di un sistema che aveva una sua vocazione su un modello vecchio e che loro replicano in una logica di acquisto, di parificazione del privato e del pubblico all'interno dell'erogazione dei servizi. Quindi questo è il punto. E va inserito in una discussione nazionale. Perché non c'è discussione su come sta la sanità in Liguria scollegata a come sta la sanità in Italia e cosa succederà fra qualche anno. È una notizia di pochi giorni fa il fatto che nei decreti sull'autonomia differenziata, tra le varie 3.000 forme di autonomia che vengono concesse alle regioni, c'è la possibilità che le regioni istituiscano dei fondi integrativi sanitari con dei regimi fiscali agevolati. È ovvio che un meccanismo in cui tu incentivi sempre di più lo spostarsi da essere un servizio pubblico a un servizio in cui ci sono i fondi integrativi sanitari sostenuti dalla regione è un modello politicamente pericoloso, ma individualmente accattivante. Spiego perché. E spiego sull'ultima cosa, perché la gente non si incazza. Allora, noi abbiamo fatto un po' di tempo fa una ricerca come Partito Democratico, abbiamo commissionato a Quorum YouTrend, un
sondaggio sulla percezione della sanità in Liguria. Banalizzo un po' i dati. Un cittadino su tre si è trovato di fronte a lista d'attesa superiore a 6 mesi, nel Ponente a Imperia è la metà. Per il sistema di CUP regionali, per cui ti dicono che le liste d'attesa scorrono perché uno può essere di Ventimiglia e può andare a Sarzano o viceversa a fare una spirometria, cosa che abbiamo calcolato, la metà prende l'appuntamento nella propria ASL, un quarto lo prende nella propria ASL ma molto distante e un quarto lo prende fuori da questa ASL. Il 5% dei liguri rinuncia a curarsi e il 10% tra i pensionati. E in generale la percezione che si ha è che la richiesta è di maggiore assistenza domiciliare, maggiore personale e in generale che ci sia un riconoscimento di quella che è la domanda di prossimità. Poche settimane dopo questo sondaggio, Quorum ha fatto un sondaggio nazionale sulla sanità in cui si chiedeva qual era la percezione del sistema sanitario pubblico o privato e delle liste d'attesa. Un sondaggio molto simile, quindi ci ha dato anche la possibilità di vedere il dato nazionale con quello regionale. E c'è una domanda molto interessante in cui si chiede ai cittadini qual è il loro giudizio della sanità pubblica, diviso per fasce d'età. Preferisce la sanità pubblica a quella privata? Sopra i 65 anni resiste la sanità pubblica, resiste ancora maggioritaria tra sopra i 35, dai 24 ai 35 anni prevale il meccanismo della sanità privata. E questo è un tema delicato, perché la lettura che mi sono dato è questa. Noi, io sono vecchio dentro, però ne ho 40, noi abbiamo dato un significato politico alla sanità pubblica, cioè come erogazione non di un servizio, ma di un insieme di diritti. Cioè uno che va si occupa di fronte alla sanità non ha la domanda, un esame, ha un sistema. Nella logica prestazionale che noi abbiamo adesso, tu hai un diritto che acquisisci, te lo dà il pubblico, te lo dà un altro, non percepisci cosa c'è intorno. E questa cosa, chi ha visto la sanità pubblica adesso, senza diciamo il percorso di consapevolezza, viene considerato un servizio come tutti gli altri. Allora bisogna, secondo me, fare un lavoro. Legare un'esigenza che è molto forte nei giovani, che è il tema della salute mentale, al tema del servizio pubblico e della sanità e del benessere integrale. Perché ci vuole un patto tra generazioni in questo senso, che tiene insieme i servizi della sanità che noi conosciamo e che dobbiamo difendere e i nuovi servizi che i soggetti che hanno l'età sotto i 35 anni e che non hanno mai visto chiedono e che sanno che il privato non li può dare e che vedono ingiustamente monetizzati. Se tu fai un'operazione di questo tipo, tieni insieme due aspetti e questa è una battaglia politica. Per questo noi abbiamo presentato sia la proposta sullo psicologo di base, sia la discussione che stiamo facendo, e questo bisogna farlo in tutte le sedi, in tutte le occasioni possibili, facendo sì che la discussione non sia quella di fare la manifestazione perché ti chiudono il pronto soccorso, perché 20.000 persone ad Albenga perché chiudono l'ospedale, chiuso le porti, 10.000 a Sarzana, ma se tu non costruisci un percorso per cui quelle persone hanno un bisogno di sanità e di salute più generale, non le sommi quando fai una manifestazione. Bisogna costruire questo percorso attorno ad alcuni punti chiave che interessano tutti o che possono interessare tutti. Allora sì, che questo lavoro, che non è diciamo puntuale ma diventa politico, diventa appannaggio di tutti e accattivante e politicamente meno remissivo. Sì, grazie, ribadisco grazie allo Zenzero, perché peraltro devo dire, mi permetto, come dire, di dire alcune cose che non ho detto all'inizio, perché naturalmente all'inizio è difficile, come dire, mi è stato chiesto di presentare il piano sociosanitario, mi è stato chiesto di farlo in 8 minuti e naturalmente, come dire, io ho cercato di dire quello che c'era, a mio giudizio, dentro la filosofia di quel piano. Ribalto la domanda, perché non c'è un di qua, un di là. Siamo in grado di costruire un fronte sociale, quindi un blocco sociale, per dirla come la diceva, come dire, in termini gramsciani, un blocco sociale che ponga la questione della sanità come primaria in questo paese. Cioè,
Perché guardate, non abbiamo bisogno di manifestazioni. Manifestazioni le facciamo a Iosa. Qui, oggi, non sono emerse solo differenze tra me, Luca e Fabio. Ci sono perlomeno emerse 4 differenze tra quello che avete detto voi. 4. Ne vogliamo parlare una sui medici di famiglia? Cioè, perché nella sanità è quel pezzo dove si scontrano, come dire, delle differenze che sono abissali. Io ho visto in 8 anni, come dire, degli scontri tra i medici. Quando cerco di avere un gruppo che si occupa di sanità, non riesco a far sedere allo stesso tavolo, e non è una battuta, i medici di famiglia, i medici di medicina generale che aderiscano alla linea condivisa con quegli ospedalieri. Sto dicendo un fatto, come dire, un pochino più complesso, che credo che noi abbiamo bisogno di molto sforzo e di molta fatica, cosa che peraltro, come dire, dico perché ogni tanto io sono stato rimbrottato, cioè le riunioni come queste, se ne assume la responsabilità si sta fino alla fine, ma lo dico per conoscenza fra di noi, perché così fino alla fine si capisce se c'è un momento di sintesi. Guardate, perché questa cosa sono state dette alcune cose che sono veramente interessanti. Io concordo con quello che ha detto prima il dottore sul ponente. Naturalmente basta, come dire, vedere alcune questioni che noi conosciamo bene, perché non è vero che non conosciamo, ma conosciamo bene. Come dire, l'80% è la spesa che viene destinata alla sanità, l'80% del bilancio viene destinata alla sanità. E guardate, noi siamo a Genova, ma la sanità ligure è Genova centrica, è drammaticamente Genova centrica. E la presenza di San Martino è chiaro che sbilancia ulteriormente, perché è l'unico vero addio di secondo livello. Alzi la mano chi pensa che Pietraligure sia un dea di secondo livello, ma la alzi per favore, perché gli mancano perlomeno 3 specialità. E noi abbiamo assistito a una discussione folle sulla questione del centro nascita. Ma ditemi un pochino, ma veramente, e lo dico perché tra me e qualche consigliere regionale qui abbiamo delle diversità, come dire, proprio se un centro nascita che fa meno di 500 nati all'anno deve stare aperto, e chiudo quello che ne fa meno di 500, tenga aperto quello che ne fa meno di 500, e a 28 km di distanza, con una patologia a tempo dipendente, la gente che aveva un ictus a Savona doveva andare a Pietraligure. Allora, lo dico perché mi piacerebbe, tra virgolette, che noi facessimo delle discussioni, non tante manifestazioni, ma tanti approfondimenti come questi, perché guardate, non esiste un concetto di sanità anche nel fronte progressista, ne esiste più di uno. Ne faccio un altro esempio. Quando insieme a Luca e Fabio e a Ferruccio nell'ultima volta abbiamo chiesto alle segreterie generali di CGIL, CISL e UIL un confronto su quello che sta accadendo, abbiamo ottenuto da CGIL e UIL un interesse rispetto anche a una mobilitazione. La CISL, che in questo campo è fortemente maggioritaria, ma manco un po' cazzo, scusate l'espressione, non ci pensano neanche. Allora, ribalto il ragionamento. Siamo in grado di costruire un blocco sociale che si ponga questo problema come un problema prioritario? Ho capito, cara, che dobbiamo farlo. Ho capito, però, in virtù del fatto, mi chiedo quante volte noi siamo in grado non di fare una manifestazione e neanche di fare un presidio, ma quanto siamo in grado in questa città, in questa regione, di fare 250 iniziative del genere che discutono di politica sanitaria. Perché guardate, alcune cose non sono esattamente così, mi permetto di dirlo, ma mi prendo a dirlo da uomo che si reputa rigidamente di sinistra. Ok? Tanto gli infermieri non vanno nel privato, lo dico perché è una cosa che, cioè, diciamoci alcune cose, non vanno nel privato. Anzi, noi abbiamo assistito a un altro fenomeno, abbiamo assistito al fenomeno in diretta, l'ho assistita da Quaglia quando era direttore, che quando finalmente siamo riusciti a fargli fare un accidente di concorso per 700 unità e 246 OS, abbiamo assistito che si azzeravano le RSA, si azzeravano, perché la gente di lì fuggiva immediatamente, tant'è vero che noi abbiamo assistito ad un discorso folle in cui si diceva no, dobbiamo calmierare, dobbiamo dire che li teniamo ancora lì, ma li paghiamo come il pubblico, ma delle cose fulminanti, perché scappavano, diversa la questione del Galliera, perché il Galliera è,
e lo dico, il Galliera sono scappati perché, come dire, c'erano delle condizioni contrattuali dal punto dell'applicazione dell'integrativo decisamente peggiori di tutte le altre ospedali o amministrazioni locali. Allora, dico alcune cose, ne dico anche un'altra, perché l'intervento mi è piaciuto molto sulla questione delle infermiere e famiglie. Come, quando è caduto il ponte, noi abbiamo presentato un progetto approvato dall'AS3 e bocciato dall'ordine degli infermieri, perché non andava bene, come dire, che si scegliesse alcune zone rispetto ad altre, non andava bene che si scegliessero alcuni professionisti rispetto ad altri. Perché allora la cosa che sto dicendo, e credo che lo dico con passione perché non lo si deve, è uno dei pezzi che mi è capitato di occuparmi di politica della mia vita prima di sindacato, in cui i conflitti interni sono più forti, sono drammaticamente forti. Guardate, fino a pensare che le strutture, non è vero che è solo perché si chiamano aziende, sono in competizione fra loro. Cioè, gli ospedali sono in competizione fra loro. E perché? Vi chiedo una cosa. E perché noi abbiamo una politica informatica in mano a Liguria Digitale in cui, tra virgolette, non c'è neanche la visualizzazione delle scansioni radiologiche tra i pezzi della regione Liguria. Ma se andate in alcune regioni di quelle che abbiamo citato, come dire, vedono la tua TAC dappertutto. Se tu fai un attacco a San Paolo, non la legge a San Martino, oppure la legge parzialmente soltanto con le ultime modifiche che hanno fatto adesso. E noi non siamo in grado di ricostruire la storia individuale sanitaria di una donna, di un uomo che è passata attraverso dei percorsi di cura. Allora, vi dico questa cosa qui, perché io credo che noi dobbiamo fare un'enorme fatica, guardate, non ce la possiamo sfangare solo perché facciamo la manifestazione, facciamola, perché ci mancherebbe ancora, c'è anche un momento di mobilitazione. Però la cosa che su cui concordo, noi abbiamo bisogno di 5 punti, 6 condivisi, in cui il fronte, come dire, progressista, di sinistra, di centrosinistra, guardate, chiamiamolo come vuole, sia in grado di stare insieme e di andare tra la gente a dire che quello è il modello di sanità che vuole. È il modello di sanità che vuole. E chiudo con una cosa, guardate, e ve lo dico perché la penso così, se non siamo d'accordo. Nel modello di sanità che vuole c'è molta sanità territoriale, ma non c'è l'idea dell'ospedale in ogni quartiere. Non esiste questa concezione, perché io affronto discussioni difficilissime in cui tutti vogliono un ospedale in ogni quartiere, vogliono il pronto soccorso H24 che non c'è dietro la rianimazione. Discorsi che certe volte appaiono incredibili per, come dire, i professionisti. Noi abbiamo bisogno del fatto che la gente all'ospedale non ci vada se non è in uno stato di gravità e di acuzie. Noi abbiamo bisogno di intercettarla prima. Questo è il problema. Ma non, tra virgolette, di trasformare strutture che non ce la farebbero più a essere ospedali, perché non lo sono. Perché non lo sono. E questa è una cosa che su cui prima o poi, guardate, noi dovremmo discutere. E vi dirò di più e chiudo con l'ultima cosa. Lo sapete perché io ho un'idea. Una delle cose che mi sono chiesto in questi 8 anni, ora poi non lo so, magari Luca è più scappato di me, io non ho visto tanta disonestà in consiglio regionale, o perlomeno, come dire, non l'abbiamo intercettata, a parte i biglietti delle partite, che è una battuta perché è uno dei discorsi, come dire. Guardate, io la cosa che invece vedo è l'inutilità dell'azione politica. L'azione politica non riesce a essere percepita utile dalla gente, perché non cambia, perché non modifica, perché non incide. È questo, come dire, che succede. Ecco perché, tra virgolette, ed è uno dei motivi per cui andavo a guardarmi continuamente prima le percentuali di votazione. Guardate, il centrodestra viene percepito come uno che taglia ma decide di fare delle cose. Noi invece non siamo percepiti come coloro che non assumono nessuna idea al riguardo. Ecco perché, tra virgolette, abbiamo bisogno di 6 cose, 5 cose, ma che siano cose che noi andiamo per costruire un blocco sociale che sostenga un'idea di sanità pubblica. Guardate, perché se non abbiamo un'idea di sanità pubblica, non ci mettiamo neanche la cosa delle persone extracomunitarie che hanno bisogno di cure. Non ce la mettiamo, eh? Ce la mettiamo soltanto se abbiamo 6 cose, in cui ci sta dentro anche questa. Perché guardate, questa è la cosa più difficile, eh? Perché a fargli capire, come dire, come funziona il pronto soccorso, sono disponibili tutti, ma fargli capire
che il senso della salute di una comunità è come sta con la gente in un territorio e come affrontiamo i loro disagi e le loro difficoltà, non ci stanno più. Tant'è vero che non vogliono fare nessuna ricerca epidemiologica da anni. Non la vogliono più fare perché non gli interessa come sta la comunità. E guardate che la differenza tra sanità privata e sanità pubblica, che una, la sanità privata offre delle prestazioni anche ad altissimo livello talvolta, ma finisce la prestazione. Quello che ci poniamo noi come sanità pubblica è sapere come sta quella comunità, come si evolve nel territorio, cosa succede in quel territorio e, come diceva Porcile, condivido, prevenire se possibile. Ma questa cosa qui prevede che tu la studi quella comunità, la guardi e così pensi. Allora, questo abbiamo bisogno di 100 iniziative del genere. Allora, scusate, grazie. Allora, bisogna chiudere. Io ringrazio moltissimo i relatori, Luca Garibaldi, Gianni Pastorino, Fabio Tosi. Io spero che questo qui sia un passaggio, un momento, nel senso che in qualche modo questo lavoro che sia Luca che adesso Gianni proponevano di individuare i punti che vogliamo dalla sanità venissero proprio messi insieme. Se riusciamo a farlo, lo Zenzero si rende disponibile a utilizzare anche come... Buonasera a tutti e grazie.